ringraziamo gli organizzatori, è un incontro che tra l'altro si inserisce in una serie di incontri che già denunciata, che tentano di riaprire il dibattito in città su temi fondamentali. Stasera è di scena la rappresentanza, già dicendo che di scena la rappresentanza apriamo il tema fondamentale. Noi abbiamo anche una sorta, ci è stato consegnato anche una sorta di documento programmatico in qualche modo, di suggerimento della mappa dei problemi che Luciana aveva approntato. Riassumo un po' la chiave di interpretazione generale che viene fuori da questo documento, così poi cominciamo a discuterne prima nelle sue, se è possibile distinguerle, prima nelle sue linee di fondo più virgolette teoriche e poi sulle ricadute, pesanti ricadute che questo discorso ha nell'analisi della situazione salentina. Crisi della rappresentanza, qui è inteso con l'idea che la rappresentanza è stata ed è il modo attraverso cui il governo, il modello ha risolto il problema, ha pensato di risolvere il problema della democrazia. Si insiste sul documento, sul fatto che la rappresentanza non è semplicemente rappresentanza di interesse, ma è rappresentanza in senso forte, come viene fuori dalla previsione di divieto, di vincolo di mandato. La rappresentanza in senso politico è il tener presente gli interessi di chi ti elegge, ma elaborando una visione. La rappresentanza, noi davamo anche questo compito di rappresentare in qualche modo l'unità politica, di tenere insieme, di dare forma politica, non semplicemente di essere un coagulo di interessi. La crisi della rappresentanza da questo punto di vista è una specie di fenomeno di irruzione di una sfera di interessi non mediati e non mediati nella sfera della rappresentanza, che hanno in qualche modo mangiato, divorato questo tipo di sfida. Quindi da una concezione, diremmo, pubblica della rappresentanza a una concezione in cui la rappresentanza è diventata via via semplicemente un fatto privatistico. Dalla rappresentanza come rappresentazione a una rappresentanza che somiglia molto, comincia a somigliare al concetto di rappresentanza che è elaborato dal diritto privato, stanno lì perché rappresentano in qualche modo interessi privati. Questa cosa è peggiorata perché anche l'elemento pubblico in cui si dava la rappresentanza, quello della visibilità, si è via via oscurato. Non soltanto questa rappresentanza non è stata più capace di garantire quella produzione di forma politica che la rappresentanza aveva come sua missione, ma ha perso anche quell'elemento di scena, dicevo prima, cioè di rappresentazione, anche se volete di teatralità, che è sempre stato connesso all'elemento pubblico della è diventata via via non solo rappresentanza di interessi privati, ma anche rappresentanza di interessi segreti, difficili da leggere. Ecco, la crisi della rappresentanza sta in questo progressivo divorare degli interessi privati, di sfere individuali, l'idea pubblica della rappresentanza e questo offuscarsi della sua valenza pubblica nei confronti invece del segreto, del laterale, dell'ambiguo, del non detto, del non controllabile. Questa crisi della rappresentanza porta con sé la crisi dell'elemento democratico che alla rappresentanza si affidava. La rappresentanza era anche la garanzia che i rappresentanti potessero essere soggetti al controllo democratico. Nel momento in cui invece questo diventa, il vincolo pubblico diventa semplicemente un vincolo privato,
anche questa possibilità di controllare, di discutere, di votare, di sottoporre la sfera pubblica al controllo democratico viene, potremmo dire, noi abbiamo pensato alla democrazia come rappresentativa, e la crisi della rappresentanza tira giù anche l'elemento democratico. Partendo da questa ipotesi generale di crisi della rappresentanza come privatizzazione della sfera rappresentativa e insieme attacco all'elemento democratico, il documento ci propone di leggere poi quello che di volta in volta è stato elencato come ribellione antidemocratica o come populismo, come in realtà, dice il documento molto chiaramente, non una causa della crisi democratica, ma un sintomo della crisi democratica, se non un prodotto della crisi democratica. Quello che nella sfera pubblica, nel discorso pubblico, oggi viene definito populismo, qui viene letto con la chiave del sintomo di questa crisi. Non sono i populisti che attaccano la democrazia, ma è la crisi della democrazia che produce quello che poi viene definito populismo. Da questa chiave di lettura il documento tira fuori alcune interpretazioni del recente passato, molto nette, direi due date. Una, la vittoria, qua possiamo dire vittoria, la vittoria al referendum costituzionale, quando è stata sbarrata la proposta Renzi di verticalizzazione, di governance, di trasformazione finanziaria della nostra Costituzione, di trasformazione della nostra Costituzione in una specie di costituente del comando finanziario. Io almeno penso che questo sia stato. Quel momento lì è stato un primo, secondo il documento, un primo momento in cui, non come qualcuno oggi ancora ripete, si sono complicate le cose e l'Italia non ha funzionato più, ma come un momento in cui si è aperta una prima alternativa, una prima richiesta di alternativa, una prima voce democratica nei confronti della corruzione dell'elemento della rappresentanza. Quando dico corruzione non intendo il discorso un po' moralistico, ma anche da fare sulla corruzione spicciola, diciamo. Dico proprio in senso ontologico, la rappresentanza era una costituzione e proprio si corrompe, cioè se la mangiano i topi, insomma, se va in polvere in questo senso. Quello è stato un primo momento. Secondo momento, le elezioni del 4, che anche qui vengono interpretate come un elemento, soprattutto a guardare dal sud, un elemento di ribellione, un voto di protesta, ma anche un voto di apertura, richiesta di alternativa rispetto a questo progressivo incancrenirsi del quadro democratico. Quindi anche qui il voto non viene letto in termini di avanzata populista o in termini di avanzata della destra, ma in termini di espressione di una malessere e insieme di una alternativa alla corruzione della sfera di tutto questo. Ha una ricaduta su Salerno? Evidentemente sì, perché il problema della privatizzazione della rappresentanza a Salerno risulta abbondantemente evidente. E ragionare sul Salerno significa ragionare sugli sbocchi di questa possibile crisi. Evidentemente quei voti che si sono espressi, quelle date che abbiamo letto, non sono la soluzione del problema, aprono il problema. È evidente che né la vittoria al referendum né tantomeno direi il voto elettorale ci ha risolto il problema della crisi della rappresentanza e consegnato al mondo della democrazia, ma hanno posto un problema
e sono interpretabili in chiave più complessa di quella di chi dice che semplicemente lì si sono espresse le plebi contro il riformismo costituzionale avanzato o contro le proposte liberal di gestione neoliberale, continuazione della gestione neoliberale. E quindi su Salerno indagare come una città, quindi prendiamo discorsi che abbiamo fatto insieme a molti di voi, più volte devo dire, sono diventati amici con molti di voi, riprendendo, uno si ricorderà l'esperienza di Rivolta alla Città, diverse esperienze in cui abbiamo messo insieme forze eterogenee, di prevalenza, eccetera, per cercare di interrogarsi su Salerno, sulla progressiva finanziarizzazione senza controllo di una città, sull'emblema di Salerno come saccheggio dei beni pubblici e dei beni comuni, direi, perché dicevamo prima, Salerno è anche, qui mi avvio a chiudere a dire qualcosa di cosa ne penso poi io di questa impostazione. Salerno è stato il saccheggio dei beni comuni, è stato anche in qualche modo l'espressione di un tentativo, potremmo dire, di risolvere il problema della crisi della rappresentanza saltandolo, di dare una risposta, perché Salerno non è banale in tutto questo. Salerno è stato il centro di molte riflessioni. Io non ho mai capito perché Salerno è un laboratorio d'avanguardia, però ce lo presentavano così, ed è stato effettivamente un punto in cui non è che semplicemente si è recitata la crisi della rappresentanza. Salerno non è solo corruzione, è quello che abbiamo detto, è stata anche indicata come modello della centralizzazione sui sindaci, per esempio, di un certo modello per cui la sinistra assorbiva quelle che poi avremmo chiamato spinte populiste, l'uomo solo, ma anche certi temi su cui poi le destre hanno fatto, qui non è più documento il Papa, sono io, certi temi su cui le destre hanno fatto la loro fortuna. Il documento dice cerchiamo una soluzione al di là della destra e della sinistra. Attenzione che Salerno lo è da questo punto di vista, perché Salerno è stato il momento in cui prima di altri, per esempio sul tema delle migrazioni, il nostro leader Massimo diceva che la sinistra aveva sbagliato strada e bisognava imporre invece un linguaggio securitario. È stato un insieme di cose, quindi un esperimento interessante che io direi sintetizzerei così: certo, un tentativo di rispondere alla crisi della rappresentanza, perché quello che critichiamo a Salerno non è una fissaggine, è un progetto, ed è un progetto che ha, ricordiamocelo sempre, ha attirato consenso e ha costruito consenso. Noi in tutti questi anni siamo rimasti una minoranza, anche volendoci sommare tutti assieme, e non è possibile, siamo rimasti una minoranza contro una cosa che non è calata dall'alto, ma ha vissuto nella pancia della città. Ora dobbiamo certamente interrogarci sulla serietà di questo modello e sulle difficoltà che questo modello, che insieme tiene molti dei problemi e anche ha anticipato alcune delle proposte di soluzione che sono venute dopo e ce lo mostrano come proposte critiche. Direi che questa piattaforma qui ci fa avanzare nel dibattito, perché toglie di mezzo molte retoriche, tipo appunto la retorica della democrazia liberale con il populismo, eccetera. Ci fa vedere che il problema non è la crisi dei ben educati, la crisi della democrazia ben educata e i barbari alle porte. Il problema qui è una seria crisi della democrazia che viene da prima, non è che sono arrivati i barbari alle porte adesso, che è costitutiva, perché sono elementi costitutivi di quello che abbiamo inteso come democrazia andare oggi in crisi. Elementi di problematizzazione rispetto a questo quadro, li propongo subito.
ciascuno, secondo me, qualsiasi riflessione anche sul piccolo, anche sul locale, oggi deve tenere presente la chiave globale che ci muoviamo. E qui c'è poco da fare. Il voto del 4, sì, certo, a vederlo dal mezzogiorno è, ed è sacrosanto dirlo, un voto di ribellione. Quando a Catanzaro vota il 54%, vota 5 Stelle il 54%, c'è poco da dire che è un voto degli antidemocratici, è un voto della crisi di una governance del mezzogiorno che faceva schifo ed era profondamente corrotta e che si è proposto uno scollamento di massa, questo senz'altro. Però attenzione, il voto del 4 si iscrive in un esito, secondo me, in un esito complessivo reazionario. E questo non lo possiamo evitare. Questo è un problemino, che i voti del 4 hanno costituito un governo, e questo governo non è un governo espressione della ribellione, ma è un governo, se vogliamo usare la opposizione tra elite e popolo, è un governo classicamente dell'elite che continua, per esempio, con il mezzogiorno quei comportamenti che hanno contraddistinto l'elite capitalista internazionale nei confronti del sud. Questo è uno scenario che dobbiamo tenere presente. Mi pare che questo offra al nostro dibattito un elemento di problematizzazione. Secondo, e vado a chiudere sulla crisi della rappresentanza. Ma siamo sicuri che questa crisi non fosse già iscritta nell'esito della rappresentanza? E che il problema non è andare a recuperare una buona rappresentanza, ma è pensare se la crisi della democrazia rappresentativa non sia irreversibile e se le ragioni della crisi della democrazia rappresentativa non ci spingano davvero a portare avanti finalmente quegli accenni di discorsi su democrazia diretta, su democrazia partecipata, di cui il Movimento 5 Stelle, per esempio, per venire al partito più citato nel documento, è stato allora laboratorio. Allora vorrei dei problemi, se volete, un pochino più radicali. Forse il problema del 5 Stelle non è tanto come riaffermare negli ambiti della rappresentanza un buon ruolo di rappresentanza politica senza lasciarsi corrompere. Forse il problema è riprendere un discorso sulla rete, sulla reticolarità, sulla democrazia diretta, sui comitati, sull'alternativa ambientale che caratterizzava parte di quel movimento. E uscire da questa logica secondo cui ora bisogna in qualche modo restaurare una buona rappresentanza. Terzo, è veramente chiuso. La crisi della rappresentanza dipende anche dal fatto che i soggetti che stanno apparendo sulla scena politica non hanno nulla a che fare, come età, come soggettività, come linguaggi, con i temi della vecchia rappresentanza classica. E allora li vorrei nominare, perché dal voto del 4 non è cambiato niente. Abbiamo avuto da un lato il costituirsi di un governo che, ripeto, non a quello che il voto del 4 richiede, ma abbiamo avuto anche l'apparizione di movimenti, di soggetti che non sono contati nel conto della buona democrazia, neanche quella antica della rappresentanza. Il movimento ambientalista ha ripreso parola, il movimento delle donne, il movimento femminista è assolutamente imprescindibile. Le lotte salariali hanno ripreso parola, vediamo quello che sta succedendo in Francia, le lotte proprio sulla vita, sul salario, sul reddito. Questa composizione che sta venendo fuori dobbiamo tenerla presente, capire che cosa oggi chiedono questo tipo di movimenti. Forse non richiede soltanto un aggiornamento delle ipotesi sulla crisi della rappresentanza, ma anche la capacità di aprirsi a linguaggi, sfere, interessi, culture, come quella ecologista, come quella femminista, che
dentro questa crisi della rappresentanza forse possono individuare delle vie di uscita originali. Su Salerno, e chiudo, sono d'accordo, la finanziarizzazione salernitana è un processo senza uscita. Nell'elenco delle resistenze inseriremo, per capire che cosa di nuovo sta emergendo, inserirei il fatto, per esempio, che trovo curiosamente mancato, ma non tutto può essere visto, che Salerno è stata la città degli sbarchi dei migranti e che su quegli sbarchi dei migranti a Salerno, lascia stare l'amministrazione cosa ha fatto, ma si è sviluppato un tessuto solidale dal basso che continua ad esserci, a criticare l'amministrazione, a sviluppare le sue reti e, caso strano, la più numerosa manifestazione a Salerno, credo, negli ultimi 5 anni che ho visto, è stata sul tema dell'accoglienza dei migranti. E questa cosa la dobbiamo capire, per capire che tipo di critica tenuta dobbiamo fare, che tipo di critiche a questa città, possiamo mettere insieme. Bene, questo volevo dire, chiudendo, riaffermare che secondo me questo tipo di incontri si iscrivono in un percorso che forse possiamo fare, cioè di mettere insieme una città che difficilmente ha preso parola in questi anni, che è screziata, che è molto diversificata al suo interno, anche il tipo di cui facciamo noi, ma questo è un periodo in cui non bisogna avere paura delle cose screziate, opache, conflittuali, non precise, perché è un periodo molto generativo in cui le cose stanno venendo fuori, non possiamo pretendere che abbiano quella limpidezza che il nuovo, quando emerge, non ha mai. Allora, questo è quello che vi volevo dire. Cominciamo con un primo blocco di interventi sulla, diciamo, sull'impostazione, sulla critica della rappresentanza e sulla crisi dell'ambito democratico come stiamo vivendo. Dopodiché ricadiamo su Salerno. Siamo tanti, abbiamo visto che alle 7 ci hanno detto che ci cacciano. Teniamo 10 minuti, vi avverto ai 7 e procediamo in questo modo. Do la parola a Nello Peterossi. Grazie, buonasera. Grazie di invito, è un piacere essere qui. Tempi che sono complicati, però ci permettiamo. Produttivi comunque, sicuramente, diciamo, per lo spirito delle 7 leghe senza correre, ecco, questo si può dire. Proverò a dire qualcosa sulle cause strutturali della crisi democratica, della democrazia, dicendo anche che condivido sostanzialmente i documenti, cioè gli appunti che ci sono stati inviati, condivido soprattutto la liquidazione, è già stato detto, dell'idea di denigrare il populismo e la retorica per cui appunto bisogna costruire un fronte di patrizi, un fronte di politi contro i barbari, che poi sarebbe, o anche come usa dire con un termine che non ha alcun senso, un fronte antisovranista. Per me sovranismo antisovranismo non vuol dire nulla, mai esiste la sovranità, è un problema politico, storico, concettuale assai rilevante. E che poi questo fronte anti, che viene chiamato a proteggere le salice fondamentalmente, è destra economica. È innanzitutto destra economica. Parte da Calenda, non ho capito dove arriva, per me è destra economica. Vediamo un po' di genealogia, appunto, cioè di ricerca delle grandi cause, delle origini profonde di questa crisi democratica, che ovviamente non è certo prodotta dal 4 marzo, insomma. Intanto c'è stato un effetto disperante della crisi del 2007-2008. Quella crisi lì, quella crisi economico-finanziaria, è stata indagata, ha scoperchiato
problema di fondo, cioè ha reso impossibile, non ha disattivato la narrazione neoliberale, progressista neoliberale, perché la seconda stagione della globalizzazione finanziaria l'ha fatta la cosiddetta sinistra progressista, riformista, mi ricordo sempre, per ricordare la questione delle banche, la scelta voluta da Clinton della distinzione, del superamento della distinzione tra banche d'affari, diciamo di speculazione, e banche di raccolta di risparmio. Mi limito a citare questo, ma se potete citare una lista lunghissima, poi del resto oramai c'è una bibliografia fondamentale, cioè mi limito a citare Gallino, Streck, lo stesso Harvey, Stiglitz, Krugman, cioè oramai c'è l'imbarazzo della scelta, c'è una bibliografia autorevolissima che spiega bene non solo che cos'è il neoliberismo e gli effetti che ha prodotto, ma quanto il neoliberismo debba alla cosiddetta sinistra. Terzo, la Thatcher diceva che il suo più grande successo era Tony Blair, e in effetti aveva ragione, effettivamente. Infatti, io sono felice che nel Regno Unito adesso ci sia un signore che prova a rovesciare, diciamo, il meccanismo. Infatti, mi pare che sia, l'abbiano individuato subito, perché la destra economica è molto riuscita, la sinistra non è tanto, ma la destra economica è molto riuscita come il meccanismo, perché se prevalesse nel Regno Unito quell'ipotesi, quella strada si aprirebbero forse le prospettive molto più ampie. Punto fondamentale, io parto da questo dato, è una, ora, naturalmente è un po' una semplificazione rotta, però diciamo così, il neoliberismo, che qualcuno dice che non esiste, però ora proverò a elencare delle cosucce che fanno vedere che cos'è, anzi diciamole subito. L'idea che c'è un diritto assoluto al libero movimento di capitale, assoluto, che non è un evento naturale, non è un dato naturale, ci sai che come fanno i liberi di capitale a non muoversi liberamente, è un processo spontaneo, è una legge della natura. No, Bretton Woods, dove è stata una forma di prima globalizzazione occidentale, che nel senso di integrazione commerciale significativa, prevedeva un controllo piuttosto ferreo, ed era una roba fatta dagli americani con gli europei, non è che tant'è che Keynes, che voleva il bancore, voleva un meccanismo per impedire le guerre commerciali, per sanzionare quello che fa la Germania e la Cina, e cioè un surplus commerciale, il dumping, diciamo, attraverso la moneta, un surplus commerciale eccessivo. A Keynes su questo dicevano no, guarda, questo no, però comunque il controllo dei capitali lo facciamo. L'idea è che c'è un tasso naturale di disoccupazione, naturale, che è il 10-12%, quello che scrivono i nostri documenti, infatti è surreale, c'è lotta alla disoccupazione, ma quale lotta? La programmi tu. Tra il naturale, quindi l'ideologia della naturalizzazione, cioè l'idea che i processi siano naturali, no? Non siano frutto di scelte, in fondo di rapporti di forza, diciamo così. Naturale vuol dire una cosa, il tasso necessario e funzionale a ricattare le persone. È naturale nella misura in cui consente il ricatto, per cui devi accettare un lavoro povero. Uno degli effetti devastanti che la crisi ha disvelato, nel neoliberismo, che la democrazia costituzionale, che la corrode, se la magna, è come un cancro, se la magna, è questo appunto, è il lavoro povero. O la disoccupazione anche, no? Però insomma, se non è disoccupazione è lavoro povero, ma l'hanno fatto anche in Germania, quindi Jobs era lavoro povero, cioè non è che poi ora hanno apportato delle correzioni perché hanno, hanno l'idea di fare un po' di stato sociale in un solo paese, che poi lo pagano, perché lo pagano, lo paghiamo noi fondamentalmente. E poi si può continuare, la deregulation, però nella versione ordoliberale tedesca è invece una iperregolazione, ma funzionale esclusivamente ad impedire che qualsiasi progettualità altra, diversa, sociale, politica, costituzionale anche, appunto, se uno vuole realizzare l'articolo 3 della Costituzione, entri a modificare la logica del mercato, la vera costituzione economica tedesca, che è il principio della competitività, cioè si può essere solo buoni produttori e buoni consumatori, non cittadini attivi e conflittuali magari, solo l'unica forma di inclusione sociale è il mercato. Siccome non, a differenza della versione diciamo americana o anglo-americana, non è un dato che deregolando, sentite, si crea un po' da sé spontaneisticamente, diciamo, ma invece ha bisogno di un'iperregolazione sulla base anche di una visione organicistica, di un'idea di bene comune oggettivo, quindi è la variante tedesca, insomma, in cui si mette il sistema giuridico e lo Stato stesso totalmente in funzione dell'ordine proprietario, se volete. Comunque è anche una realtà interessante da studiare, perché poi dentro c'è una dimensione pure etica, certo molto
organica, diciamo, ma comunque il problema è che forse va bene per loro, non lo so, perché vedo degli scricchiolie pure in Germania, certamente produce una neutralizzazione, una spolitificazione del conflitto sociale, loro sono ossessionati dalla paura del conflitto sociale e salariale, il modello si lega a un modello, diciamo così, mercantilista, esportazionista, piccolo problema se in Europa, nell'Eurozona se tutti dobbiamo accordare, come facciamo andare d'accordo, entriamo in rotta di collisione necessariamente. Insomma, è un paradigma, che in un paese compatto come la Germania, che aveva l'ossessione del bolscevismo da un lato e del rischio che poi finisco con il nazismo dall'altro, infatti è stata elaborata in quegli anni, l'ordoliberalismo nasce appunto negli anni 20, anni 30, come alternativa al collettivismo comunista e al collettivismo, sono sempre virgolette, nazista. L'idea è, guardate, l'unica cosa che si può fare è proteggere il mercato e tutelarlo, alimentarlo e rendere tutti soggetti del mercato. E poi l'idea della tendenza all'equilibrio fa parte del neoliberismo, no? Cioè l'economia sì, c'è un equilibrio naturale, cosa l'idea marginalista, è una forma di neomarginalismo. E poi il controllo dei prezzi. Quando mi sento dire la Fiorella Palla Schioppa, che pure da un certo punto di vista è una valchiria neoliberista, che siccome è talmente esplicita, la trovo pure simpatica, nel senso che non si dissimula, però uno dice no, ma il neoliberismo non esiste, o variante è di sinistra. Come non esiste? Cioè Volcker, ma prima ancora, arrivava alla vigilia di Reagan, quando alza i tassi di interesse al 20% e dice chi se ne frega della disoccupazione, delle politiche di piena occupazione, conta solo il controllo dei prezzi, qua potete pure schiattare, anzi dovete, la plebe deve lavorare. Mi ha raccontato che Adogani gli ha detto una signora una volta a Ischia, dice ma lei, no ma io per me sono di sinistra, che peccato, ma quella la plebe deve lavorare. Ecco, l'idea è questa, che la plebe deve lavorare, perché in questo modo, non so, forse tira fuori delle virtù e comunque la bestia viene affamata, quindi anzi nell'idea protestante questa c'è che uno tira fuori il meglio di sé, diciamo così. Quindi chi se ne frega, perché vi rendete conto è il rovesciamento del paradigma costituzionale. In effetti è straordinario il fatto che per almeno due volte, diciamo, vogliamo dire così, il popolo italiano, i centri popolari italiani, soprattutto i centri popolari, si sono messi in fila e sono andati comunque a rivelarsi la Costituzione, poi con tutti sarà detto ci sarà stato di tutto, però è stato un atto chiaro, diciamo così, no? La cosa grave, politicamente, tenendo anche un po' le conseguenze, è che in effetti siamo stati totalmente incapaci, è una cosa che diceva sempre anche Rodotale, in tutti i tempi, di appropriarsi di questa energia, cioè di rappresentarla, di condividerla, di metterla in forma, di coglierla, perché era un'energia politica potenziale, no? Che in un qualche modo, almeno una parte, secondo me era culpabile nel senso di una riattivazione del conflitto sociale e della centralità della questione sociale, con dentro pure la questione salariale rilevantissima, perché poi sul voto del sud di ribellione in effetti motivata, bastava avere gli occhi e si vedeva da anni arrivare, e io ho pensato che tutto mi è stato chiarissimo, ma dico con gli studenti, no? Che tutti e due siamo alla stessa università, a un certo punto era chiaro, dico, ma perché dovrebbero votare diversamente? Soprattutto perché non dovrebbero essere, non, dovrebbero non voler dare un gesto di esprimere un gesto di no, diciamo così, perlomeno un no, un gesto di, diciamo così, ribellione. Anzi, tutto sommato la vecchia ha si è messa in fila con la tradizione, lei è stata una cosa così, forse infatti a volte si sarebbe dire un po' di più, fare più paura, no? Però è già molto positivo che la gente si metta in fila e vota la tradizione, perché e infatti fa un problema, cioè hanno votato non come ci aspettavamo, e poi ci dice che la rappresentanza è in crisi, sarà in crisi, però poi il momento elettorale non è proprio banale, diciamo così, no? Tant'è che il problema che hanno adesso, cioè, tirano fuori dei paper assurdi da Harvard, in cui ci sono delle recuperazioni fantastiche, cioè, intanto hanno ben chiaro appunto chi deve difendere il paradigma neoliberista, che i populisti sono un po' i nemici, cioè comunque questi che li votano sono un problema. E due, va, teorie folli per dimostrare cosa? Che non c'è alcuna connessione tra, invece penso che quella sia la radice profonda,
fra populismo, cosiddetto populismo, e questa nuova questione sociale, che poi è frutto delle bolle del neoliberismo. Hai dovuto comprimere i salari, estrarre il più possibile valore, più svalore, alla fine poi ha dovuto creare bolle immobiliare, tecnologica, finanziaria, tutto quello che fare, che sono esplose. Perché dovevi, bolla del consumo, del credito al consumo, perché dovevi stimolare la domanda, perché poi il capitalismo c'è il fatto che promette benessere, promette il fatto che devi comprare cose, non funziona su quello, diciamo così. Quindi tu elimini un ostacolo alla creazione, all'accumulazione e al profitto, facendo una grande svolta, appunto, chi se ne frega della piena occupazione, dei salari alti, e ci interessa solo il controllo dei prezzi e la remunerazione del capitale fondamentalmente, però ti crei un nuovo problema, perché poi impoverisci la gente e quindi a un certo punto un po' si arrabbiano, diciamo così, no? Allora devi creare bolle per dare un po' di stimoli, un po' di cose, però queste bolle a loro volta sono i fattori della finanziarizzazione, o alcuni dei fattori, e a un certo punto più, però ora siamo inondati di una moneta virtuale, no? Che non va nell'economia reale ma riempie le banche, anche per tenere in piedi, diciamo così, c'è anche questo piccolo problema. Non è qua. Se si ripresentasse, com'è probabile, una crisi di sistema, come quella di 10 anni fa, diciamo, ci sono vari indicatori che dicono che potrebbe avvicinarsi, un equilibrio che si legge con gli spigli, diciamo così. Siamo in grado di rimettere tutto questo metadone in giro, sia per l'Eurozona che per il mondo? È molto dubbio, molto complicato. Cioè c'è un limite anche a creare bolle, insomma, no? Quindi significa che poi arriva un punto critico del capitalismo, la versione al momento, che non significa affatto che il capitalismo finisce, cioè non penso affatto questo, cioè nel senso, mi pare un basso programma, insomma, non è una questione, non sto dicendo che c'è il crollo domani, non è quello. Dico che certe contraddizioni di fondo vengono al pettine, e che soprattutto oramai è evidente la contraddizione tra capitalismo e democrazia, presa sul serio. Poi se la democrazia diventa la forma, il potere del denaro e delle dinastie, com'è molto in tanti posti, sicuramente la Corte Suprema si limita alla raccolta di finanziamento, ma sì, uno non è che si compra il candidato, lo fa proprio, se lo costruisce. Ci sono anche reazioni, perché vedo che Sanders si ripropone i punti di Sanders, no? Che poi si vedono quelli di Gallino e dagli altri, non è che sarebbero la rivoluzione bolscevica, però i punti di Sanders, se diventano concreti, cambiano un po'. Cioè non è che non c'è, questo è un punto, non è vero che non c'è una certa. E non credo neppure che sia un esito necessario per questa spinta populistica, chiamiamola così, debba sfociare per forza in una internazionale reazionaria. Certo, è un rischio, forse è anche più probabile, però non è automatico, cioè non è che è un destino, qui c'è una sfida, ci sono delle domande democratiche e sociali, che diciamo, che spingono al populismo. Queste domande democratiche e sociali possono essere declinate in tanti modi, però possono anche essere declinate nel senso della agenda di Sanders, dell'agenda di Corbyn. Poi si può essere più o meno d'accordo su alcuni punti, ma c'è un nodo di fondo. Poi certo, io penso che per farlo, appunto, quei presupposti che sono stati erosi, che il neoliberismo ha eroso, cioè lo Stato, il pubblico costituzionale, la sovranità democratica, devono essere messi al centro. Credo che per avere rappresentanza, io sono d'accordo, è integrabile con una forma di democrazia partecipativa diretta. Io non credo alla sostituzione, però credo all'integrazione. Ma in ogni caso, per riqualificare la rappresentanza, uno deve ripartire dalle questioni reali, dall'orizzonte anche materiale degli interessi, dalla questione sociale, se vogliamo dire proprio. E poi hai bisogno di un contesto, di uno spazio politico dove sia agibile, perché se c'è l'algoritmo, cioè se in qualche modo non c'è niente su cui confliggere da decidere, perché tutto è diretto da, appunto, la tecnocrazia europea, la BCE o altre agenzie internazionali,
francamente è chiaro che c'è poco spazio, cioè è, ci abbiamo anche, per me è chiaro anche che c'è un problema di lotta per ridemocratizzare lo Stato, perché lo Stato come spazio collettivo, insomma istituzionale, è stato democratizzabile, altre dimensioni no, quindi beh, poi da lì parte una, da lì, parallelamente parte una battaglia internazionalista, credo meno a, io su questo penso che il globalismo e le illusioni globaliste abbiano inciso nel dare magari involontariamente una mano alla destra economica. Grazie. Allora, Nello ci faceva la genealogia della crisi, giustamente ripartendo dal 2008, quasi tutti i nostri discorsi ripartono necessariamente da quella che è stata crisi economica, crisi democratica e anche sperimentazione. Nel 2008-2011 sono state sperimentazioni ricche di alternative democratiche sulle quali dovremmo tornare scientificamente proprio per capire cosa hanno fatto e dove si sono impicciate. Richiamava la centralità della questione sociale e qui hai voglia. C'è, me ne parlava Nello, io immaginavo e parlava della risposta tu deve crepare la plebe, sto immaginando quello che sentiamo, leggiamo sui giornali sul reddito di base. Ora, essendo un vecchio militante del reddito di base, io sono abituato a sentire dire che è una cialtronata che serve solo ai fannulloni, eccetera. Immagino che i nuovi militanti del reddito di base possano sentirsi un po' impressionati da questo, ma non fa niente, hanno sempre detto questo, bisogna andare avanti, ma certo, un problema politico gigantesco, la questione sociale, c'hai da un lato un governo che propone la flat tax e il reddito di base, mica facile, più il grande tema di cui al fatto che la protesta del sud si traduce in quel progetto, per cui siamo in un campo di grandissime contraddizioni. In ultimo, un tema su cui dovremmo tornare, Nero accennava questo problema della dimensione nazionale o globale, si diceva se non cominciamo la democratizzazione dello Stato sarà difficile una democratizzazione internazionale. Detto questo, Sanders per esempio si muove attraverso la costruzione di una rete internazionale, quindi ci sono dei passaggi da fare qui dentro, anche perché l'esperienza degli ultimi anni è che comunque le resistenze nazionali nei confronti di questo meccanismo di globalizzazione hanno mostrato una realistica insufficienza, non direi impossibilità di giocare, ma certamente il problema è anche questo, che quando prende il governo non riesce, vedi esempio Tsipras, ma vedi anche molto italiano, quando prende il governo in mano non riesci con il socialismo in un solo paese, con l'antiliberismo in un solo paese non è possibile, e in Europa in modo particolare, perché lì c'è anche una struttura giuridica molto molto forte per tenere, per esempio. Quindi anche su queste dimensioni, su quale scala possiamo combattere il neoliberalismo, questo dobbiamo lo consegniamo al dibattito. Come mi sono annotato è Bruno Gravagnoni. Il microfono, vedete questo. Ma devo dire che sono quasi imbarazzato, tale il mio consenso, le cose che sento, diciamo che magari mi sforzerò di dire qualcosa, diciamo, di stonato, perché condivido il quadro generale che in realtà la crisi di rappresentanza è il frutto, diciamo, di emergere prepotente della questione sociale nell'ambito dei processi di globalizzazione. E, è ovvio che è il trionfo del capitalismo nella sua era finanziaria con tutti i fenomeni di smaterializzazione, di liofilizzazione della forza lavoro e delle localizzazioni e ricerca dei luoghi in cui la forza lavoro costa meno, trasformazione del lavoro produttivo in qualcosa di aree forme,
per cui i titoli salgono, meno è l'occupazione, più i titoli salgono. Come si, ci si contrappone a questo? Intanto la prima risposta spontanea, selvatica, selvaggia della società è stato il cosiddetto populismo, nel quale va visto, insomma, che va analizzato in maniera radiografica, perché certo dire populismo significa semplicemente dare un'etichetta di storia del pensiero politico, insomma di una sindrome, sicuramente è una sindrome, ma bisogna avere la capacità di guardare dentro il blocco sociale di forze dei populismi, perché non è uno solo, del loro segno, della loro intelligenza interna. Personalmente io vedo in Italia due tipi di populismo, diciamo uno a sfondo piccolo proprietario, imprenditoriale, territorializzato, nordista, che difende in maniera corporativa anche l'efficienza, la capacità dell'export, che pure è tanta parte, diciamo, della capacità di questo paese di resistere a certi processi di annientamento, direi, no? E di indebitamento. L'altro è un populismo, diciamo, di tipo più flessibile, precario, giovanile, il cosiddetto esercito di riserva, ecco, insomma, dall'unione di questi due populismi, diciamo così, uno di tipo più sovversivo, più romantico, più utopistico, e un altro più di tipo individualistico, proprietario, viene fuori il compromesso storico a cui noi assistiamo oggi, e anche tutte le difficoltà, perché è ovvio che è difficile conciliare reddito di cittadinanza e flat tax, insomma, questo è un equilibrio molto precario nel quale bisogna sapere guardare con intelligenza, cercando di metterci le mani dentro, insomma. Ora io mi volevo fermare su un punto, che cos'è che, insomma, caratterizza particolarmente in Italia la crisi di rappresentanza? Secondo me è la distruzione della forma partito, di un'idea chiave che è un'idea costituzionale, anche un'idea della storia d'Italia, ed è un'idea che perlomeno in Europa non è stata così, diciamo, picconata e frantumata come è accaduto in Italia. Noi abbiamo avuto, diciamo, negli anni 90, dagli anni 90 in poi, fine anni 80, anni 90, diciamo, una orgia di maggioritario, di elezione diretta, di partito d'opinione, di idea di partito trasversale, dietro cui c'era l'idea che la rappresentanza fosse fondamentalmente costruita dal direttismo, diciamo, intenzionata da quello che Giovanni Sartori chiamava il direttismo, no? Un rapporto diretto senza elementi intermediari. E in più a questa opinione era sottesa l'idea che non esistessero più i ceti sociali, le classi, e che insomma non esistevano più dei soggetti collettivi, per cui insomma non solo poi in definitiva le distanze si erano accorciate, ma anche quando si poteva rilevare della miseria, un impoverimento relativo, era difficile poi trovare dei centri di gravità forti su cui costruire una rappresentanza fondante dei ceti subalterni. Insomma, l'idea stessa del partito di cittadinanza, del partito dei consumatori, è intrisa appunto, no, di individualismo liberale, perché tutti sono imprenditori, tutti sono cittadini, il partito di sinistra diventa il partito dei diritti, no? Il partito dei diritti, il partito appunto dei diritti civili, delle minoranze, delle differenze, dimenticando che insomma se c'è una libertà, diciamo, individuale, la possibilità che questa venga fruita da tutti è comunque solitamente legata ad un feedback di uguaglianza forte che offre a tutti la possibilità di esprimere la propria personalità. E in realtà la sinistra ha liquidato un punto di fondo, cioè il tema dell'uguaglianza in nome della differenza, declinata se non come diritto all'ineguaglianza, come diritto alla differenza, che però poi in realtà oscurava il fatto che il vero tema di fondo è come ridistribuire in maniera produttiva la ricchezza per promuovere, diciamo, una modernizzazione diffusa, no? E giusta, una società giusta, ecco. Allora io
io credo che l'orcia di maggioritario, di partito personale, di partito delle primarie, del partito diciamo non partito, ossia del partito di interclassismo, lo definisco partito dell'interclassismo di cittadinanza, motivato appunto dal fatto che i soggetti non c'erano più, che tanto ormai diciamo, la rarefazione, l'astrazione rendeva inafferrabili questi soggetti, no? Ma non poteva che portare a dei partiti personali, no? Partiti personali che poi sono diventati nella versione italiana tragicomica partiti personaggio, nemmeno partiti personali, partiti personaggio, cioè partiti dove il capo è il partito stesso e incarna la trasgressione, l'intrattenimento, la goliardia, la comicità, un'idea di ordine con cui identificarsi anche trasgressivo in qualche maniera, dove il capo incarna l'antisistema, il capo incarna l'anti-elite, cioè non c'è peggior servitù volontaria e peggior mistificazione del partito personale e del partito personaggio, insomma, no? Dove poi se il capo viene colpito crolla il partito, a parte Berlusconi che ancora resiste in virtù delle sue risorse patrimoniali, ma insomma lo abbiamo visto anche nel PD, quando viene colpito il capo anche da un'elezione di passaggio crolla tutto l'impianto che lo sostiene, no? Quindi diciamo primo responsabile della crisi di rappresentanza è primo punto su cui mettere l'attenzione è la crisi del partito politico, è la subalternità dei ceti dirigenti della sinistra a questa cultura economica monetarista liberale di modernizzazione competitiva e anche diciamo all'idea del partito personale, del partito d'opinione, del partito delle primarie, insomma i primi il populismo diciamo inteso come disintermediazione, insomma noi lo abbiamo dico noi perché insomma in quanto figlio di quella storia insomma lo abbiamo scimmiottato. Io ricordo quando Rutelli diceva noi abbiamo bisogno di una Forza Italia di sinistra, no? E nessuno si azzardò diciamo così a riprenderlo, parve una cosa ragionevole, no? E è ovvio che per questa via la sinistra stessa ha incorporato una subalternità ai meccanismi diciamo della cultura liberale e ai meccanismi della nuova cultura politica liberale fondata diciamo sulla semplificazione di complessità, sulla liberazione dei corpi intermedi, sull'attacco al sindacato e diciamo su un'idea diciamo dell'uomo della provvidenza, di una leadership fondata sulla dittatura di staff. Poi alla fine insomma, tra i primi a fare questo fu D'Alema, no? Io lo dico da vecchio d'alemiano, insomma, nel senso che il primo poi a essere sorpreso, lui che doveva essere, no, l'erede di una certa continuità, insomma è stato uno dei primi a dare l'esempio sia attraverso la fondazione di una fondazione sia attraverso la costruzione di una democrazia, insomma di un potere politico esercitato attraverso gli staff. Se poi andiamo a vedere le singole biografie di coloro che componevano lo staff ci sarebbe da divertirsi, insomma, no? Ecco, no, da Gondolino a Velardi, no? Gente disposta ad ogni avventura, trasformismo anche edonistico e così, Maramaldo aggressivo, insomma, dove diciamo, il disincanto poi diventa cinismo, è un elemento di cultura politica molto diffusa, insomma, ma da questo tipo di discorso non si sottrae nemmeno Veltroni, perché lui poi è il fondatore, no? Poi dell'idea del partito che nomina il suo capo attraverso le primarie a cui partecipano tutti, ovviamente è stato un segno di risveglio ultimamente le primarie, meglio questo che niente, insomma, ma l'idea del partito cittadinanza, ecco, trova il suo punto archimedico proprio nell'idea che insomma, il partito non è più un luogo di selezione dell'elite, come nella sociologia di Mingels, insomma, no, elite di governo, ma è insomma, un luogo di delega diretta ad un capo che si porta dietro una filiera di notabili collegati alle liste, cioè non c'è più il comune.
congresso, no? Il congresso è... Sì, quanto mancano 3 minuti? Mancano 3 minuti. Non c'è più il partito, il congresso. Il congresso è fatto nel momento della... del voto alle primarie. Ecco, beh, io penso questo, che occorre rifondare un soggetto politico, occorre liquidare la sociologia d'accatto che ha dominato in questi anni, che ha detto che non esistevano più gli operai metalmeccanici, che non esistevano più gli operai, che non esisteva più il lavoro dipendente, che tutti erano proprietari del loro lavoro e che la politica è fondamentalmente una politica di diritti per rendere piena la cittadinanza. No, il problema della politica è tradurre l'interesse di una parte e renderlo compatibile con un interesse universale. Allora, se la sinistra non si sbriga a far suo un'idea corretta e ben intesa di interesse nazionale, la sinistra sarà subalterna, anche sconfitta anche da quello che si profila come la cosa di domani, cioè una rinazionalizzazione delle politiche economiche. Lo vediamo già con la geopolitica, dalla Cina agli Stati Uniti. La Germania è già un paese sovranista, e questa Europa è un'Europa sovranista, perché l'Europa della Germania ha delle sue ricette: bassa inflazione, anzi zero, quota fisiologica di disoccupazione, un est colonizzato dove la metà degli adulti è assistito dallo Stato, regole dell'export totalmente violate, quindi non c'è nessun equilibrio con gli altri paesi, e quindi diciamo la sinistra si deve rilanciare, trovare diciamo una leva per rilanciarsi ed essere internazionalista, proprio nella capacità di far proprio una certa idea di interesse nazionale, ma recuperando la rappresentanza dei propri soggetti, cioè di quelli che naturaliter, ossia i subalterni, gli spuntati, i sottoposti in qualche modo. La sinistra, se non rappresenta questa gente, questo popolo, diciamo, oltre la sinistra non c'è che la destra, quindi ovviamente c'è un centro che può comporre, diciamo, in chiave transitoria. Mi pare che in questa fase il centro sia totalmente liquefatto, anche per formarlo un centro che faccia da intercapedine con la destra più estrema, e occorre un soggetto politico che faccia politica e sia capace di dispiegare iniziative, egemonia, alleanze, pronto a tutto, diciamo, cioè senza giurare che non si allierà mai con i 5 Stelle, senza, voglio dire, la politica è la politica, sono le circostanze a dettare determinate urgenze. Il problema è avere una soggettività, la chiarezza della propria identità, recuperare il proprio ruolo storico, la propria destinalità, e altrimenti l'alternativa, qui dentro cui c'è anche l'idea di un interesse nazionale, cioè di una ben precisa collocazione dell'Italia in Europa, che è l'unica che ti consente poi di contrattare con i paesi più forti. E se tutto questo non verrà fatto, se tutta la sinistra non farà questo, non ricostruisce un suo campo di forza, di iniziativa e di egemonia, vincerà la destra più dura, più cattiva, più classista, più razzista. È un dato di fatto, diciamo, quindi occorre riorganizzare il fronte, liquidare l'orgia maggioritaria che in tutti questi anni ha distrutto, diciamo, le piazze forti, i capisaldi della sinistra nella società civile, e anche, diciamo, questo sistema solare fatto di pianeti, di società, associazioni, rete, deve ruotare attorno a un soggetto politico che abbia un gruppo dirigente riconoscibile, trasparente e che discuta in pubblico. Come una volta, voglio dire, non credo che se lo vediamo al passato, ma una maniera di reinventare il futuro senza lacerare del tutto le radici, cosa che ci ha portato, diciamo, alla risoluzione. Grazie. Questa è la proposizione, direi, in sintesi, di una strategia, non è un richiamo al passato, ma un richiamo classico ad una strategia, classico in senso buono, in senso forte, ad una strategia egemonica, si sarebbe detto, cioè individuate un soggetto sociale denso, costruite una strategia di consenso e dategli una forma politica che si incarna nella forma partito. È una posizione molto chiara, molto, molto scolpita.
il presupposto è che quella sociologia d'accatto avesse del tutto torto, perché se poi quella sociologia d'accatto, che d'accatto era perché lo faceva per il padrone, tutto quel raccontare che non c'erano più soggetti sociali, eccetera, d'accordissimo, era d'accatto perché lo faceva per il padrone, ma non è che ci prendeva qualcosa nella trasformazione almeno radicale di certi soggetti sociali nelle modalità del lavoro? Perché se ci prendeva qualcosa, allora in questa costruzione egemonica dobbiamo ripensare quella base dei soggetti sociali in modo molto chiaro, molto netto, perché a vedere i soggetti sociali che si esprimono nei nuovi movimenti sociali che attraversano il nostro panorama politico, io vedo dei fichit molto diversi rispetto a anche quelli classici, anche quelli che si esprimono in Francia, con i gilet gialli. Mi sembra una soggettività sociale molto diversa da quelle mappe, e quindi un'operazione egemonica che capisco nella sua classicità deve però andare a guardare se quel terremoto della soggettività sociale non contenga però un problema. Però mi sembra importante centrare che ci sia questo tipo di strategia, cioè contro il neoliberalismo. Beh, ritorniamo all'idea di egemonia, soggetto sociale e partito. Ecco, appunto, non è un richiamo vecchio, ma è un richiamo classico che dobbiamo tenere molto presente e non evadere, perché è fondamentale. Nella mia agenda, che tende a sparire, ho Marco Giannatani. Giannatani, scusami, perché... Allora, Marco Giannatani. Se lo sposto di qui crea danni, quindi io pressione, se fosse stata pronunciata in un convegno di persone di sinistra, probabilmente non so che effetto avrebbe fatto, o comunque l'avremmo trovata con la stessa frequenza più o meno di un parcheggio a Pastena, ecco, per intenderci più o meno. Io voglio parlarvi del consenso alla Lega, ma prima di parlarvi di questo argomento, che se vogliamo è un po' banale, voglio fare una digressione teorica che spero non vi annoi più di tanto. Ecco, io quando ero molto giovane mi chiedevo che cosa fosse la democrazia, non dal punto di vista storico-filosofico, perché non ne avevo, non ne ho le capacità, ma da un punto di vista ben più pratico, cioè mi chiedevo quali caratteristiche dovrebbe avere un paese per essere considerato una democrazia? E a tutti noi ovviamente verrebbe come prima risposta, quella più immediata, le libere elezioni, ma siamo ben consapevoli che si tratta di una questione, di una condizione necessaria, ma che non esaurisce il discorso. Poi qualche anno fa mi sono imbattuto in un libro del politologo americano Robert Dahl, che elencò le 8 condizioni per le quali uno Stato può definirsi democratico. E oltre a parlare di libere elezioni, libertà di espressione, di associazione, al punto 8 lui parla di esistenza di istituzioni che rendono le politiche pubbliche dipendenti dal voto e da altre espressioni delle preferenze. E io vi invito a soffermarvi su questo punto, perché Dahl in sostanza dice che una democrazia non può essere piena e compiuta se le politiche attuate dai governi non sono il frutto in qualche modo di una decisione a monte dei cittadini. E la domanda da $1 milione in questo senso è: nel mondo attuale qual è il legame tra le scelte di voto e le politiche che vengono attuate? E per rispondere a questa domanda io prendo in prestito la riflessione di un economista molto importante e famoso turco, che è Dani Rotri, che alcuni anni fa elaborò il cosiddetto trilemma di Rodrik. Che cosa dice il trilemma di Rodrik? Dice che non si possono perseguire contemporaneamente democrazia, sovranità nazionale e globalizzazione economica. Soltanto due di questi tre elementi possono coesistere, noi dobbiamo scegliere a quale di questi tre vogliamo rinunciare almeno in parte. Dice Rodrik: ora, se per noi la democrazia è un valore da preservare e da perseguire a ogni costo, dobbiamo dunque decidere se rinunciare alla sovranità nazionale o alla globalizzazione, perché per far coesistere Stato sovrano e globalizzazione inevitabilmente avremo una compressione della democrazia. E il motivo è questo: cosa succederebbe se nell'ambito di uno Stato sovrano andasse al governo un partito che intende attuare politiche contrarie agli interessi del capitalismo globale?
Roderick fa l'esempio dell'Argentina: i capitali fuggono, il paese va nelle morse di una crisi economica e quindi ci si ritrova con un problema democratico non irrilevante. Faccio io un altro esempio. 2015, estate 2015, Grecia. Tsipras dispone un referendum sull'accettazione o sul rifiuto del pacchetto d'austerità imposto dalla Troica. I greci votano per rifiutarlo. Il giorno dopo Tsipras licenzia Varoufakis e lo accetta. Del resto, appena due anni prima, Mario Draghi ebbe a dire, virgolette, molti dei processi di risanamento continueranno ad andare avanti con il pilota automatico. Come a dire, i paesi possono liberamente scegliersi il governo che vogliono, ma non possono scegliere le politiche di fondo attuate da quei governi. Quindi, in un contesto di piena globalizzazione e contemporaneamente di presenza degli stati nazionali, è la democrazia a soccombere, perché lo Stato in effetti è obbligato a adeguarsi alle esigenze dell'economia internazionale. È la fase che il sociologo Colin Crouch interpreta in termini di post-democrazia, intendendo con questa appunto una fase in cui alcune lobby dispongono di tale potere da sovrastare quello dei cittadini. Pensiamo al TTIP, quel trattato di libero scambio che poi è stato fortunatamente rifiutato, per il quale addirittura si prevedeva la possibilità da parte delle aziende di citare in giudizio gli stati presso corti internazionali. Quindi dicevo dunque che per preservare la democrazia bisogna scegliere sovranità o globalizzazione economica, e la scelta è inevitabilmente una scelta politica o di valori, e qualora scegliessimo la globalizzazione noi in effetti ci schiereremmo per il federalismo globale, quindi per una democrazia esercitata a livello sovranazionale, mentre se optassimo per lo Stato nazionale ci schiereremmo per una fase come quella del compromesso di Bretton Woods, di cui parlava anche prima il professore Preterussi. Roderick, e anche più modestamente io, sceglie lo Stato nazionale, ma io non voglio parlare di questo perché non voglio parlare delle soluzioni al problema, volevo parlarvi della Lega e ci arrivo qui. Come sappiamo ci si sta interrogando molto sulle cause del consenso alla Lega e molto spesso le si interpreta in termini di paese incattivito, xenofobo, chiuso alle sfide del mondo. Io però credo che una delle chiavi del successo della Lega sia stata quella di essersi schierata in questo trilemma dalla parte dello Stato nazionale contro la globalizzazione. Ma io questo lo devo precisare, dalla parte dello Stato nazionale non in termini di patria, perché la Lega non ha una cultura politica nazionalista e patriottica, ma in termini di difesa dei confini. E contro la globalizzazione non dal punto di vista economico, perché la Lega è un partito a tutti gli effetti confindustriale. Su questo noi dobbiamo essere chiari, non possiamo illuderci che la Lega sia un partito che in effetti adesso difende gli interessi dei deboli perché ne ha recepito alcune istanze, ma sicuramente è un partito che dal punto di vista culturale, diciamo, ha raccolto il bisogno delle persone di contare qualcosa, di far sì che il loro voto contasse qualcosa e si traducesse in politiche pubbliche. E l'ha tradotto in una forma tipicamente regressiva di destra, in termini anche sadici nei confronti degli immigrati. Lo slogan che più si attaglia alla Lega in effetti è padroni a casa nostra, lo hanno scelto perfettamente. E ora, anche se le soluzioni leghiste sono sbagliate o in molti casi al limite dell'accettabile o dell'inaccettabile a seconda, diciamo, della nostra cultura politica, io ritengo comunque che di fondo ci sia una domanda di democrazia che troppo spesso è rimasta inevasa, perché si è ritenuto che l'integrazione dei mercati e la società aperta fossero degli obiettivi da perseguire anche al costo di sacrificare le istanze dei cittadini. Ora concludo. Quasi un secolo fa il sociologo Karl Polanyi scrisse, in un libro che lessi un anno e mezzo fa, molto complesso ma davvero determinante, in estrema sintesi, che il fascismo e il nazismo furono l'esito, l'effetto della società di mercato, ovvero di una interpretazione del capitalismo per la quale gli stati devono astenersi dal regolare l'economia di mercato. E quindi le persone esposte in qualche modo alle intemperie del mercato si rifugiano nel cantuccio di chi dà loro una sensazione di sicurezza che in effetti è un insopprimibile bisogno umano. E se questa sensazione di sicurezza non la dà la sinistra attraverso politiche welfariste, è evidente che questo vuoto viene colmato da qualcun altro.
dalla destra con le sue politiche di caccia al diverso. Alcuni dicono che adesso il mondo si trova in un nuovo momento Polanyi, e io effettivamente sono d'accordo, credo di sì. E in questo senso le sinistre occidentali hanno buona parte delle colpe, ma non, le colpe non sono di essere state subalterne, di non essersi contrapposti abbastanza alla destra liberista. Questa è l'interpretazione di Pierluigi Bersani quando dice: non abbiamo saputo governare molto bene la globalizzazione. No, le sinistre si sono messe alla guida della corrente di pensiero per la quale il mercato deve prevalere sullo Stato, e ricordiamo tutti quello che è successo tra il 96 e il 2001, voi forse meglio di me, io ero molto piccolo. Ecco, io non sono uno di quelli che dice che il governo è fascista. Io credo che se parliamo in questi termini tutto è fascismo, quindi niente è fascismo, e non sono neanche così pessimista da ritenere che l'esito sarà il fascismo. Però questo non ci dà il diritto di scherzare col fuoco, perché le conseguenze possono essere pericolose in termini di soppressione, o meglio di compressione relativa della democrazia. Questo è quanto. Grazie. Grazie a Marco per la sintesi e per l'estrema chiarezza con cui mette in campo una posizione molto precisa. Questa è finora la posizione che tra quelle che sono state esposte è più vicina a quelle che nel dibattito viene chiamato in termini un po' ambiguo populismo di sinistra. Comunque è molto precisa la questione problematica, cioè se voi non rispondete alla domanda di protezione sociale, questa domanda di protezione sociale va all'estrema destra e fa un altro passaggio. Dice: la domanda, per rispondere alla domanda sociale dovete ripensare a certe cose globaliste, ha detto lui, o comunque a una piega della sinistra contemporanea che ha abbandonato la protezione di certi soggetti. Pensiamo agli operai, ai soggetti deboli. È una posizione molto forte che di solito richiama anche una critica sui confini, sul ruolo dello Stato, sul ritorno dello Stato, che ovviamente pone dei problemi. Uno, per esempio, lo glielo vorrei, poi dopo come magari vediamo, dipende da che punto lo vedi, perché se sei tra i soggetti classici nel vecchio welfare, questa posizione ti sta bene, nel senso, torna a sinistra a proteggerci. Se sei un migrante che sta arrivando adesso, la questione della difesa della cittadinanza al di là dei confini, ritornando ai confini, ti sembra un po' problematica, anche se messa non nei termini sadici di sinistra, ma nei termini di una nuova sinistra protettiva che ti dice: beh, comunque rassicuro prima i soggetti del vecchio welfare e poi, siccome sono di sinistra, verrò pure da te. È evidente che una cosa del genere può creare dei problemi a seconda di quali sono le soggettività che confrontano. I confini è la stessa cosa. Chiaro, i confini danno protezione, però se sto in mezzo al mare e sto annegando, questa posizione per cui anche le sinistre riflettono sui confini che danno protezione mi potrebbe essere un po' svantaggiosa. Il che significa sempre: da che punto di vista, da che soggettività parliamo? Questo è un modo di indagare le cose che dovremmo mettere nel nostro piano. Per il resto direi è una posizione molto netta, che è molto precisa, ispira per esempio la posizione di Di Marco, ispira dei partiti. Quarti di Francia Insumisi in Francia parlano questo tipo di linguaggio. Adesso abbiamo esaurito la prima fase, ovviamente non sono due fasi nette, lo schema è quello. Vediamo ora dentro la questione delle città, che dentro queste geografie, poi finora abbiamo parlato di Stato e di globo. In realtà l'esperienza degli ultimi anni ci dicono che la politica generativa, quella nuova, poi non è stata nel globo, ma ha avuto questa
esperimenti civici, esperimenti neomunicipalisti, il peso della municipalità è cresciuta, quindi questo livello a me non sembra basso, mi sembra centrale. Vediamo adesso allora Mariano Casciano, che a cui do volentieri. Grazie. Sindaco di Palomonte, Palomonte. Non quello che interessa su YouTube, quello vero. Non quello mediatico. Peraltro l'ho anche evitato adesso in occasione del carnevale, non ci sono riuscito abbastanza. Però diciamo tutto fa brodo, che sono innanzitutto la gente del mio territorio. E lieto onorato dell'invito, come si fa a venire giù da chi da livelli così alti, diciamo, di teoria, io mi dovrei intrattenere su miserie come termini fuori bilancio, delibera, determina, crisi del rapporto tra autorità centrale e governi locali. La finanziarizzazione dalla bassa. Bene, però diciamo cercherò di tenere un volo a planare, io so che qualcuno qui ama, mi ha invitato, mi spieghi come qualcuno mi vede e dice ma come ci sei riuscito? Sembra che Lenin ha fatto la rivoluzione. Sono diventato sindaco e con me un gruppo di persone che sono tutte grosso modo tra i 30 e i 40 anni con un alto livello culturale, facendo semplicemente un esperimento. Prima parlavamo di quelli sono problemi complessi, no? Cioè come si atteggia il problema della crisi tra come si atteggia il livello della crisi, io direi, tra individuo e istituzioni, cioè qual è il punto che deve riconnettere il cittadino e l'istituzione che lo rappresenta. Noi siamo partiti da un'insoddisfazione generale che era quella di un territorio completamente abbandonato a se stesso, no? Che è l'Alto Sele. Quanti di voi che sono di Salerno conoscono l'Alto Sele? Queste sono mie cruci, c'è qualcuno che ne viene dall'Alto Sele, però ecco, questa è una riflessione fondamentale secondo me, perché secondo me uno dei canali in cui si innerva anche il problema della rappresentanza è quanto le elite, quelli che vivono nei contesti più importanti, più strutturati, Salerno per esempio, ha consapevolezza, ha osmosi con la propria provincia. Sapete nella vostra provincia, che voi magari è tutto in buona fede, perché non vi capita, perché non vi sono politiche attrattive, perché la provincia, come dirò tra un po', deve cambiare il modo di guardare se stessa, se può cambiare il proprio destino. Bene, quanti di voi sanno le tantissime cose, la risorsa, come insegna questo libro che ho portato con me e che magari mi permetto di consigliare, si chiama Riabilitare l'Italia, uno studio fatto a più voci che viene fuori da un progetto peraltro patrocinato alla Comunità Europea, che prova a rilanciare il Sud ma a riguardarlo con altri occhi, cioè diamo a noi stessi una chance, non scappiamo neanche di fronte all'analisi dei problemi. Quindi come abbiamo fatto? Bene, il punto è questo. Innanzitutto c'è una considerazione da fare. Per effetto dei fenomeni che queste persone che sono qui con me hanno benissimo descritto, c'è stata una caduta. Prima c'era il cosiddetto cursus honorum, no? Che stava per esempio in tutte le libere professioni, era diciamo un qualcosa a cui ambire, era avere la carica pubblica, cioè hai preso da un certo territorio, hai studiato, la tua famiglia ti ha dato i mezzi, poi restituisci, nell'accezione nobile se volete, liberale, insomma, restituisci al tuo territorio quello che hai ricevuto. Ebbene, questa idea, forse per tanti aspetti abbiamo solo magari auspicato, ma non abbiamo realizzato per i nostri territori dell'osso, come usava dire, deve necessariamente tornare in auge. E ovviamente nel nostro caso è tornata in auge sulla forza della disperazione, perché di fronte a un territorio totalmente abbandonato a se stesso, logiche clientelari, invasioni dei lanzi da tutte le parti,
ovviamente un certo numero di persone hanno deciso di provare a guardare la positività innanzitutto in se stessi, la voglia di provare a mettersi in discussione. Quindi è stata fatta una lista avulsa completamente dalle logiche clientelari correnti, ma questo perché? Perché noi sapevamo che ormai, per effetto dei fenomeni che qui sono stati bene detti e spiegati, ormai la presa clientelare, per effetto della scarsità delle risorse, seppure violenta, aggressiva, non ce la fa, non ce la fa a tenere più su, a tenere in punta, se volete, quelle maggioranze o comunque quella parte di cittadinanza influente che poi serve a cambiare l'esito elettorale. Quindi abbiamo lavorato innanzitutto con la consapevolezza di noi stessi, in secondo luogo valorizzando le potenzialità del territorio, perché sempre guardando a questo libro e a un'idea meno vecchia del contesto nel quale stiamo, noi vediamo che il nostro territorio è un territorio che è fatto a macchia di leopardo, non ha gli stessi problemi, non ha le stesse caratteristiche. Se voi venite a Palomonte trovate un contesto completamente diverso da quello di Pulcino o da quello dell'Interland Avellinese, per dire, mentre normalmente nell'analisi canonica che si fa siamo un po' tutti uguali, i cugini di campagna che stanno di là. Quindi abbiamo cercato un po' di cambiare questa concezione anche un po' piagnona di noi stessi e abbiamo cominciato a dire, cominciamo appunto da zero, cominciamo a dire che c'è un elemento identitario fortissimo, qual è l'attaccamento al cibo, che cosa produciamo, quante aziende e aziendine abbiamo che producono cibo di qualità, vediamo come possiamo sostenerle, vediamo se la crisi, per esempio, rappresenti per queste aziende una chance di vantaggio. Beh, sapete che cosa abbiamo scoperto? Che tutte le piccole aziende che sono competitive, beh, nessuna di queste aziende è stata aiutata dalla mano pubblica, sono tutte persone che hanno messo su realtà col loro lavoro, mentre a due passi, qui torniamo a un tema enorme, ci sarebbe necessità magari di parlarne in maniera più strutturata, abbiamo le aziende, quelle della, qualcuno se lo ricorderà, se ne è parlato anche recentemente, legge 219 articolo 32, le aree industriali, industrializzazione del cratere. Palomonte si decide di mettere su un'area industriale e alla fine la gente resiste, non la vuole, diventa uno scandalo nazionale, se ne occupa perfino la commissione d'inchiesta presieduta dall'allora presidente Scalfaro. Abbiamo in tutto 4 fabbriche che si occupano di prodotti tutt'affatto diversi dall'agroalimentare, che è e resta la nostra vocazione. Quindi abbiamo provato a riflettere su questo, cioè vediamo, cerchiamo di capire le risorse che abbiamo, non siamo lì sempre a chiedere a un'autorità centrale che, poi vi racconto insomma nell'esperienza amministrativa a volte come ci tratta, io relativamente appena insediato mi vedo arrivare uno di questi, queste comunicazioni perentorie che mi dicono: caro sindaco, entro 20 giorni vi devi dare l'elenco di tutte le opere pubbliche che hai necessità di fare, di quelle che sono pericolose, mi devi mandare i progetti perché io ti finanzio. Ho detto al mio geometra dell'ufficio tecnico: a meno che tu non diventi Leonardo, gli dobbiamo scrivere. Poi ho visto che anche la provincia per esempio ha fatto la stessa cosa. È un approccio, questo qui, demagogico anche da parte di questo governo centrale che non ci meritiamo. Cioè l'idea di poter, questo è, credo che lo troverete nelle parole di qualsiasi sindaco, è il problema molto diffuso dello scaricabarile istituzionale. Cioè rimandiamo giù la palla e vediamo, poi alla fine la palla si mette per un fatto naturalmente fisico di inerzia, si ferma da qualche parte. Questo qualche parte, vedi anche da l'ultima polemica sul decreto Salvini, sono naturalmente i sindaci e sono i territori, specialmente il problema più acuto, i territori che sono più deboli, in cui c'è meno reazione democratica, in cui c'è meno capacità anche analitica dei problemi, in cui c'è meno visione delle risorse. Quindi abbiamo pensato di proporre alla cittadinanza un progetto completamente diverso, cioè capiamo i problemi che abbiamo, non stiamo a tendere la mano, non facciamo ricattarci.
non ci facciamo libertare. Questo incredibilmente, ma fortunatamente, è accaduto e quindi siamo diventati da questo punto di vista un piccolo fenomeno. Ora il problema è mettere in campo le energie, le forze necessarie, capire che è difficile amministrare in una maniera, tra virgolette, diversa, senza entrare nei canali ufficiali della distribuzione delle risorse. Io vi potrei parlare di decine di paradossi, no? Di come si atteggia il rapporto tra le istituzioni periferiche e la regione, per esempio. Starei qui a raccontarvi tante cose. Invece quello che voglio raccontare, proprio partendo dal racconto che facevo della necessità di cambiare l'approccio dell'individuo col territorio e con le istituzioni politiche che lo circondano, e poi finisco, è quello che mi ha maggiormente scioccato in questa esperienza di un anno e mezzo da sindaco, ed è un incontro fatto alla regione in cui alcune rappresentanti del governo locale chiedevamo un grandissimo risultato, cioè l'istituzione di una fermata ulteriore di un bus a Contursi Terme. Voi sapete che Contursi Terme è una cittadina termale, attiva, è abbastanza nota, vorrebbe espandersi e naturalmente proporre quel tipo di turismo. Gli chiedevamo, siccome sta in quel territorio, dateci una fermata. La regione era in fase di ascolto. Naturalmente bisogna sempre beccare l'assessore giusto, se no se sbagli stanza puoi perdere nella regione, no? Questo lo sappiamo tutti ed è anche vero. Però il confronto più duro tra noi e la controparte è stato scoprire che la controparte non era la controparte istituzionale, non erano le ferrovie, non era la regione, era un comitato di cittadini del Vallo di Chiara, il quale diceva: se voi otterrete una fermata in più, noi avremo un quarto d'ora, 20 minuti in meno di vita, perché noi siamo dei disgraziati pendolari Napoli-Padova. Io credo che questo rappresenti più di ogni altro esempio la necessità di cambiare la nostra visione rispetto anche all'utilizzo che possiamo fare delle istituzioni che ci stanno intorno, cioè vediamo di utilizzare al meglio quello che c'è, perché talvolta quello che c'è non è poco. Siamo consapevoli di questo. Grazie. Veniva in mente che la crisi della città, della rappresentanza, c'ha due volani: la legge dei sindaci, che pure raccoglieva delle domande di partecipazione, alla fine proponeva di saltarla attraverso l'unificazione del centro della decisione. Vi ricordate, la retorica era: questa cosa qui si risolve ritrovando lo scettro, no? Incentrando. E qui invece vediamo che lì dove si è più efficiente non è perché la decisione si accentra, ma perché la decisione si ramifica e viene distribuita, si riscopre una capacità di partecipazione e di fare rete. E questa è, quando prima dicevo, sondiamo un po' che cosa possiamo fare sulla crisi della rappresentanza. Probabilmente cominciare a dire che discutere è essere efficienti, partecipare è essere efficienti, mentre invece accentrare decisionisticamente è stata una parodia delle, ma ci ha portato lo svuotamento della democrazia. E la democrazia, la discussione è un ottimo modo di trovare anche decisioni efficienti piuttosto che l'accentramento. È solo una cosa che mi premeva anche dire, no? C'è una funzione importante e fondamentale che a volte dimentichiamo, che è quella dei rappresentanti, che è quella di migliorare il livello culturale, il livello, diciamo, di consapevolezza delle cose, delle persone che si rappresentano. Questo lo diceva Vigo, non lo dico. E questo, io pensavo, poi riprendiamo la marcia, io pensavo che qualche altra figura davanti al comitato dei cittadini, pendolari,
non avrebbe detto il problema è aumentare la consapevolezza, il problema è discutere, il problema. Qualche altra figura avrebbe potuto dire che i comitati sono tout court il problema della democrazia, bisogna eliminare il comitatismo, mentre invece è esattamente quello che poi ti consegna alla solitudine, è uno che sta solo, è anche uno che prende decisioni sbagliate, c'è poco di... Allora, continuiamo, mi hanno segnato Roberto Celano, se andiamo con questo ritmo ce la facciamo e facciamo anche un po' di... Innanzitutto io voglio ringraziarvi per l'invito e per lo spazio che date al dibattito, che è stato assente per tanti anni in questa città. In questa città si è dibattuto poco, si è parlato poco, anche e soprattutto dei temi che hanno riguardato la città stessa, dei grandi temi della città. E cercherò, da quello che ho capito, dovrò soffermarmi sulla questione locale, giusto? Salernitana, più salernitana, così? Sì, ovviamente il panorama è quello, certo. Il panorama è certamente quello, però è evidente che in questa città la crisi dei partiti, ma la crisi del sistema, si è avvertita ancora prima che a livello nazionale. Si è avvertita prima perché a Salerno abbiamo avuto il degrado più assoluto della politica. Quello, a mio avviso, quello almeno intesa con la P maiuscola, nel senso etimologico del termine, l'arte che attiene alla città. Ecco, qui invece si è assistito all'esclusiva gestione del potere, si è gestito il potere da 25 anni nell'interesse non di una comunità, non della città, non della collettività, ma nell'interesse esclusivo di una oligarchia, di un... diciamo di poche persone, di un cerchio magico e soprattutto di una famiglia, lo dico con chiarezza, questo è stato a Salerno negli ultimi 25 anni. A Salerno si è creata una rete di potere, una rete asfissiante capace di controllare socialmente tutto, di controllare socialmente la città, capace di controllare il consenso di decine di migliaia di elettori, di decine di migliaia di salernitani. In questo contesto è stato molto difficile fare politica, fare l'opposizione, e devo dire che questo sistema ha controllato anche parte importante dell'informazione. Su questo condivido insomma quello che avete scritto nel documento, trasformando addirittura a mio avviso alcuni organi di informazione in un vero e proprio braccio armato del potere, capace di veicolare delle fake, capaci di veicolare addirittura delle, diciamo, degli annunci fantasiosi e di trasformarli in una realtà quasi percepibile. Cioè si annunciavano delle cose fantasiose e attraverso la stampa amica di regime, direi, perché così è stato, soprattutto qualche emittente televisiva ha operato in tal senso, quegli annunci diventavano una realtà che era quasi percepibile dai cittadini di Salernità. Ecco, il governo cittadino ormai gestisce da più di un quarto di secolo la città ed è riuscito anche a farlo, e anche qui condivido quello che avete scritto sul documento, grazie alla complicità di categorie produttive e alla complicità degli ordini professionali, non tanto ovviamente degli iscritti, ma di chi rappresentava, di chi doveva rappresentare gli interessi di quelle categorie, gli avrebbe dovuto al meglio rappresentare gli interessi di quegli ordini professionali. Io dico le cose che penso con estrema chiarezza, quei rappresentanti di categorie e di ordini professionali hanno rappresentato al potere più i propri interessi personali che gli interessi di quelle categorie, che gli interessi della città di Salerno. E quindi per questo si è creato poi e si è posto in essere un sistema avvinghiante, un sistema che ha agito anche senza alcuna regola, senza regole e senza limiti, dando anche spesso la sensazione da parte del potere, una sensazione di impunità. Non si rispettavano le norme perché c'era una certezza di impunità in questa città. Un sistema che ha inglobato anche, e secondo me ha reso molto flebile il sistema di controllo, cioè le istituzioni che avrebbero dovuto controllare, che avrebbero dovuto
verificare la trasparenza degli atti il rispetto delle norme e delle regole. In tanti hanno avuto la sensazione di un atteggiamento non solo flebile ma anche accondiscendente al potere di istituzioni apicali che avrebbero dovuto aiutarci affinché chi gestisce o chi ha gestito lo facesse nella trasparenza assoluta e nel rispetto delle norme. E siccome voglio essere ancora più chiaro, lo faccio anche con esempi. Ricordo ad esempio l'atteggiamento del prefetto Pantaloni all'epoca della incompatibilità dell'allora viceministro e anche sindaco di Salerno, atteggiamento che poi abbiamo letto nelle intercettazioni tra il prefetto stesso e l'ex sindaco. E perché no? Voglio ricordare a titolo solo esemplificativo quello che è accaduto con la sovrintendenza di Salerno, il silenzio assenso della sovrintendenza, che ha consentito la realizzazione di uno dei più grandi scempi, di uno scempio ambientale, forse uno dei più grandi che il nostro paese ha vissuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni. E quindi come facciamo a dimenticare lo scambio sconcertante di epistole e anche di amorosi sensi tra l'ex sindaco e l'ex sovrintendente di Salerno, che dalle epistole si vinceva dovesse ricevere certamente dei vantaggi. Ebbene, e perché no? So che è molto sconveniente farlo, però io non mi sono mai tirato indietro, credo di essere stato l'unico in questa città a dirlo con chiarezza e anche con forza, e ci vuole anche un po' di coraggio. E anche il silenzio assordante della procura di Salerno su vicende incredibilmente sospette, dico sospette perché voglio essere magnanimo, voglio essere buono. I PM che si sono occupati in questa città del sistema sono stati allontanati: la dottoressa Nuzzi, Filippo Spiezzi. Questo è accaduto. E nel mentre chi ha retto le sorti della magistratura penale poi successivamente non è apparso proprio terzo. Il magistrato non solo deve essere terzo, ma deve anche apparire tale. Ebbene, il capo della procura di Salerno, che indagava sull'amministrazione comunale, sull'ex sindaco e su altri che tenevano le sorti del potere in città e non solo, ebbene oggi è assessore alla trasparenza nominata dall'ex sindaco stesso. E questo accade da qualche lustro, perché poi il capo della procura che ha succeduto a Roberti era incredibilmente il padre di chi sostanzialmente militava nel partito politico di indagati, di imputati, di chi sostanzialmente andava a braccetto con il re delle fritture, con qualche altro indagato nella nostra provincia. Certo, ognuno può fare politica, ci mancherebbe, però c'è anche una questione di opportunità, di deontologia. Io credo che è difficile apparire terzi, non solo esserlo, io non voglio dire che non siano stati terzi o trasparenti, questa immagine non mi permetterei mai, ma il magistrato non solo, ripeto, deve apparire terzo, ma deve essere terzo, ma deve anche apparire tale. E ciò ha valorato un po' il sospetto di un doppio pedesismo della procura. Diciamoci la verità, in molti hanno sospettato per esempio un atteggiamento detto tra la gente, mai dichiarato pubblicamente, che in questi anni, l'atteggiamento severo che si è avuto con Izzara, con Gambino, con Aliberti non sia stato pari poi invece alla morbidezza dimostrata in casi che a mio avviso apparivano inquietanti. Vogliamo parlare per esempio delle strade provinciali fantasma, vogliamo parlare del Crescent, della questione del compostaggio, le cui legittimità sono state rilevate non solo dalle opposizioni ma anche dall'ANAC di Cantone. Vogliamo parlare degli espropri del termovalorizzatore, della piazza della Libertà, vogliamo parlare di qualche ipotesi di bancarotta e di altre vicende di cui non si è mai saputo più nulla.
In questo contesto noi abbiamo operato. Noi abbiamo operato in questo contesto. Abbiamo avuto un'amministrazione che ha pensato agli interessi di pochi e che in un quarto di secolo non è stata capace di dare una identità produttiva alla città. In un quarto di secolo le città si trasformano tutte. Qui invece a che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito ad una cementificazione feroce, ingiustificata, insensata. Una città che ha perso negli ultimi 10 anni 15.000 abitanti, 15.000 abitanti, che ha case vuote. Magari il collega Labbiase dopo ce lo dirà anche meglio. E in questa città, invece di realizzare infrastrutture, invece di realizzare impianti sportivi, invece di realizzare un polo fieristico, invece di realizzare ciò che sarebbe servito per rendere questa città una città produttiva, per creare occupazione, per creare ricchezza, abbiamo continuato a costruire palazzi nell'interesse di pochi e non nell'interesse di una comunità. E allora che cosa abbiamo fatto? Perché c'è stata questa crisi? Proprio la crisi di Salerno deriva da questo, dall'incapacità di dare una idea di città, di dare un'impronta produttiva alla città, dalla desertificazione della zona industriale trasformata in zona commerciale, che ha poi ovviamente avuto come effetto la crisi del commercio al dettaglio, che poi era il volano dell'economia salernitana negli anni 70. Questa è stata la crisi, questo è stato il motivo per cui tanti giovani salernitani si sono allontanati, sono andati via da Salerno. La mano pubblica ha sostituito il privato. Perché? Perché con la mano pubblica si controllava la città, i giovani che volevano lavorare dovevano andare a testa bassa, a chinarsi al sistema. Questo è stato tollerato in questa città. E però devo dire subito un'altra cosa, io una cosa non riesco a condividere, non condivido, è che trapela anche dal documento. La generalizzazione, quando si generalizza, si fa sempre diciamo un favore a chi governa. Se noi continuiamo a dire che in questa città non c'è mai stata un'opposizione, noi continuiamo a diciamo favorire chi c'è, chi governa. In questa città c'è stata probabilmente un'opposizione disgregata, non supportata dai partiti a dovere. È vero, ci sono stati degli errori, il sistema, siccome era troppo forte, riuscita, aveva armi convincenti per attrarre alcuni finti oppositori. Questo è vero, questo accade dappertutto, è accaduto anche quando il centrodestra governava, al contrario, no? In provincia per esempio. Però non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di generalizzare, perché in questa città c'è chi l'opposizione l'ha fatta tenendo per 20 anni la schiena dritta, senza mai farsi ingannare dalle sirene del potere, così come altri hanno fatto. Qui ci sono oppositori che fanno seriamente il loro dovere, producendo decine, centinaia di atti di opposizione, di esposti alla Corte dei Conti, agli organi di controllo, ma anche denunce politiche. E noi abbiamo anche tentato di dare un contributo fattivo alla città, lo dico con orgoglio. Noi abbiamo cercato di favorire il dibattito e di creare le condizioni perché Salerno diventasse una città attrattiva, avesse un'idea di sviluppo. Ad esempio, faccio solo un esempio e poi mi fermo. Quando ai tempi del cuore di Santa Teresa la maggioranza approvò il crescent, la piazza, un'idea della città che a noi non piaceva, perché ritenevamo che la zona, il cuore della città, la zona più bella, quella che avrebbe potuto consentire lo sviluppo produttivo di Salerno, non potesse essere cementificata da un palazzone da adibire a civile abitazione. Noi all'epoca non ci opponemmo soltanto, noi dicemmo: a nostro avviso, nel cuore della città, vicino al porto, dobbiamo realizzare un grande acquario, ovviamente con in vetro, con meno pesante sicuramente della struttura vergognosa che è stata realizzata, un grande acquario sul mare. Dobbiamo trasformare la scuola a bar in un grande casinò,
Questo avrebbe, all'epoca c'era anche una norma che consentiva alle città del sud, ad alcune città del sud, di candidarsi per ospitare un casinò. Questo avrebbe certamente incentivato lo sviluppo del centro storico, del centro della città, avrebbe creato vera occupazione, una occupazione fasulla, avrebbe dato, diciamo, la possibilità ai salernitani, ai giovani salernitani di restare a Salerno e alla città di avere un'identità e di iniziare un nuovo cammino, un nuovo sviluppo. Ecco, il centrodestra gli errori ne ha fatti, ha scelto sindaci probabilmente in passato anche, che poi si sono piegati al potere, ha fatto l'errore che noi non ripeteremo, io prendo questo impegno qui, in questa sede, noi non ripeteremo l'errore dell'ultima competizione, non ci divideremo più, andremo uniti la prossima volta cercando di lavorare per una coalizione anche più ampia rispetto a quella di centrodestra, che possa dare un nuovo governo più serio a questa città. All'epoca ovviamente come ci dividemmo, ma è più semplice dividersi quando la battaglia è difficile o quasi impossibile, e all'epoca probabilmente ci dividemmo noi anche per l'assenza, devo dirlo, della lista del Movimento 5 Stelle. Se il Movimento 5 Stelle avesse presentato una lista, anche il centro-destra sarebbe stato incentivato ad andare compatto alle elezioni. Allora noi continueremo. Non ho capito. Io sto dicendo un'altra cosa, non era questo il ragionamento. Ovviamente noi continueremo a fare il nostro dovere di oppositori, ma anche di propositori, nell'interesse esclusivo della città. Grazie. Grazie, Paolo. Io, come l'ho inteso io, il documento intende dire che non abbiamo avuto una opposizione efficace, e questo tra meriti e demeriti, il fatto che a Salerno un'alternativa non c'è, di fatto è un problema che ci dobbiamo porre ognuno di noi, ognuno di quelli che in questi anni, quando il ruolo d'opposizione comunque si è trovato costretto opposizione, perché poi ci sono anche quelli che magari non volevano essere all'opposizione in questa città, ma si sono trovati. Io da poco sono all'opposizione, non la storia che la commissaria ha già Roberto Cirano Camarotto. Volevo dire, prima di tutto è complicato, cioè passare da discorsi di carattere generale, interessanti, all'inizio e parlare delle cose nostre locali, però mi voglio legare al ragionamento che si è fatto all'inizio, che poi riportato all'interno del documento di presentazione di questo incontro, di questo pomeriggio, della crisi della rappresentanza, la crisi della democrazia, la partecipazione, eccetera, e diciamo la crisi dei partiti, e mi pare che si dicesse all'interno del documento anche quella dei sindacati, cioè una crisi pesante che c'è oggi, se i sindacati non riescono più a reggere quello che è un ruolo anche rispetto alle esigenze nuove che ci sono sul territorio. Non so se riuscirà a dare linfa vitale alla CGIL, per esempio Landini, che adesso è arrivato, sono le mie perplessità anche su questo. Però dicevo, per la crisi dei partiti, la crisi dei sindacati, la crisi della rappresentanza, a mio parere ci sono due scenari negativi che sono presenti, oltre a quelli che avete descritto prima con grande puntualità, cioè prima di tutto che si sta passando a una sorta di democrazia virtuale, cioè nel senso quello che sta facendo, per esempio, che ha portato avanti anche il di 5 Stelle, dove secondo me anche le domande come vengono fatte, si è visto nell'ultimo censimento tra virgolette virtuale che hanno fatto per quanto riguarda la condanna o meno del leader della Lega rispetto alla messa in causa da parte della Procura per quello che aveva
combinato con la nave 18. Io credo che anche come si presentano, diciamo, i quesiti, si può avere una risposta tra virgolette guidata, e quindi non penso che sia il meglio quello della partecipazione attraverso internet, attraverso la cosiddetta piattaforma mediata. E poi c'è l'altro tema che riguarda l'altro scenario che si apre, che è stato accennato un po' da tutti quanti, quello dovuto alla crisi dei partiti di rappresentanza, che ci si affida al leader di turno, al capo, al personaggio, il quale, se parliamo delle questioni nostre locali, di 25 anni sostanzialmente di potere, tra virgolette, di De Luca, io credo che all'inizio sia partito bene anche rispetto ad una situazione di gestione della città da parte della Democrazia Cristiana, all'epoca dei partiti che gestivano la città di Salerno, che era arrivata a un degrado, a un disastro totale. Si è partito con la riqualificazione del centro storico, la pedonalizzazione di alcune zone della città, diciamo, con atti e con progetti anche coraggiosi, nel senso che erano sicuramente avversati dalle abitudini, che ne so, dei commercianti, degli imprenditori locali, eccetera eccetera. Poi dopo si è trasformato, ma subito dopo qualche anno, in una serie di attività, di iniziative, anche di azioni amministrative da parte dell'amministrazione De Luca, che servivano a mantenere il potere, a far crescere il consenso, quindi tutto quello che veniva fatto, tutto quello che veniva pensato, tutto quello che veniva speso anche come spesa pubblica, è diventato questo per mantenere, diciamo, dimenticando quali sono i problemi, gli interessi della collettività, mettendo in campo delle opere che poi tra l'altro si sono rivelate moltissime opere inutili completamente, anche per la crescita economica della città, e facendo gli interessi non della collettività ma di alcune piccole lobby di potere, alcuni piccoli imprenditori che sono gli unici che ci hanno guadagnato e ci stanno guadagnando anche nella politica che si sta portando. Io voglio portare solo tre esempi e chiudo, voglio essere breve, visto che ci sono anche altri interventi. Prima di tutto, a Salerno, per quanto riguarda la questione delle società miste, che sono diciamo una struttura organizzata per mantenere, oltre che per fare i servizi che sono necessari alla città, anche per mantenere in modo forte il consenso. Abbiamo fatto un paragone in una specie di conferenza stampa che abbiamo fatto direttamente in comune, per quanto riguarda l'igiene urbana, per quanto riguarda lo sfalsamento in città, la città di Salerno, tra Salerno Pulita, cooperative varie che adesso sono state tutte quante unificate e quindi sono state assorbite anche gli impiegati delle cooperative private e quelli interinali, utilizza 600 unità lavorative. Noi abbiamo fatto il paragone con Modena, 180.000 abitanti rispetto a Salerno, che è arrivata penso a 130-135.000, ce ne sono giusto la metà, 300 persone che fanno un servizio efficace ed efficiente per quanto riguarda spazzamento ed igiene urbana. Tra l'altro questo è stato un argomento che abbiamo accennato in un convegno che si è fatto 3-4 giorni fa con De Magistris, quando si è parlato dell'autonomia differenziata, della proposta della Lega su questa questione. Abbiamo detto che il Nord vuole la discriminazione, eccetera eccetera, sono d'accordo su tutto. L'unica cosa che dobbiamo valutare, diciamo, noi del sud, è il fatto che se non diamo un esempio di efficienza, di eliminazione degli sprechi, si è fatto l'esempio l'altra volta delle siringhe per la sanità pubblica, al sud costano 2 euro, al nord 1 euro solamente, eccetera eccetera, gli impiegati nelle società del sud sono il doppio di quelle del nord, eccetera eccetera, se non diamo dimostrazione di efficienza attraverso amministrazioni che guardano all'interesse collettivo, a fine facciamo una battaglia inutile, oppure una battaglia teorica dove facciamo le proposte, noi del sud di che
delle città e degli enti locali, e poi non ci comportiamo peggio, peggio, sicuramente peggio degli altri. Un altro tema che riguarda Salerno, gli sprechi, sono le grandi opere pubbliche che sono state avviate, la maggior parte non sono complete, però se si vanno a vedere, al di là delle vicende giudiziarie, se si vanno a vedere i costi, allora la piastra di cemento, Piazza della Libertà, che si trova a fianco al Crescent, il condominio privato, costa oggi alla cittadinanza 70 milioni di euro. 70 milioni di euro, una spianata di cemento armato che poi è crollata, è stata rifatta pure un'altra volta, con 70 milioni di euro si riusciva a riqualificare l'intero centro, e forse pure tutto, la scelta fatta spendendo dei soldi alla fine a servizio di un condominio privato, a servizio di un condominio privato. Non si riescono a vendere ancora quelle case fino a che non viene asfaltata, non viene pavimentata la piazza di fronte. E poi altri sprechi, il palazzetto dello sport, adesso si sta discutendo nel nuovo piano regolatore del che fine deve fare l'ex polo nautico, cosiddetto capitolo San Matteo, che è un'area attrezzata dal comune di Salerno per la quale si sono spesi quasi 20 milioni di euro, sono scappati, non si capisce per quale ragione gli assegnatari dei cantieri navali, questo polo nautico. Adesso il nuovo regolatore dice non lo facciamo più, dopo aver speso 20 milioni di euro di fondi pubblici, e facciamoci quello che vogliono gli imprenditori, supermercati, magazzini, uffici professionali, fateci quello che volete, a noi non ci interessa. Questo è spreco di denaro pubblico, come spreco di denaro pubblico che io ritengo inconcepibile, siamo ancora in tempo a fermarlo, dovremmo muoverci tutti quanti in questa direzione. E la vicenda del nuovo ospedale, l'ospedale Luigi d'Aragona, c'erano 80 milioni di euro nel piano regionale della sanità approvato dal ministro della salute per la ristrutturazione dell'ospedale Luigi d'Aragona. Il governatore De Luca ha detto prendiamo questi soldi, 80 milioni, mettiamoli da parte, ci servono per costruire il nuovo ospedale. Poi ha eliminato, cose che non dicono neanche le fonti regionali, dei fondi del patto per la Campania firmata da Renzi, De Luca, i vari amministratori, i vari governatori del sud, che servivano per realizzare, 100 milioni di euro servivano per realizzare il collegamento della metropolitana leggera da Salerno all'aeroporto di Ponte Cagnano. Hanno fatto una conferenza stampa dicendo che stanno preparando questo progetto della metropolitana leggera, proprio la scorsa settimana, 10 giorni fa, i soldi non ci stanno. Li hanno presi e li hanno messi per la realizzazione del nuovo ospedale. Tutti fondi che arrivano a 320-330 milioni di euro, che ancora non hanno il timbro e l'ok del nuovo governo, del nuovo ministero. L'unica cosa che si è messo in campo, e quindi sono soldi che si stanno spendendo, sono i soldi che la regione ha messo per la progettazione del nuovo ospedale, quindi per fare il plastico, lo sotterraneo, per si generano le lezioni, e quindi servirà questo plastico da presentare. 18 milioni di euro per la progettazione e 20 milioni di euro per l'esproprio del terreno. Questi sono i soldi disponibili oggi, poi bisogna aspettare il nuovo governo se metterà il timbro vero per fare un ospedale che sarà pronto, penso tra 20 anni, tra 30 anni, come funzionano le cose qua al sud in Italia. L'ospedale quello che c'è adesso, che funziona adesso, e quello vecchio che fine farà? Non c'è scritto da nessuna parte che fine farà il vecchio ospedale. E poi chiudo parlando, dicendo due parole sulla benedetta questione del piano regolatore del Duomo, della revisione del PUC fatta da poco tempo, le osservazioni sono scadute da poco, si è messo in atto in questi 15 anni di amministrazione De Luca, si è messa in atto la speculazione edilizia più forte che c'è stata, addirittura maggiore di quello che fece Minna all'epoca delle lance, della città, eccetera, eccetera. E si stanno costruendo migliaia di alloggi
capiscono che non c'è bisogno, che non si vende, che diminuisce la popolazione. La nuova revisione dice: continuiamo a costruire tutto quello che avevamo previsto 10-15 anni fa. Significa, sarebbe, se verrà approvato questo piano, per cui penso che dobbiamo mobilitarci anche in questa direzione, informare le persone di quali sono i problemi e i danni che può portare questo nuovo, questa nuova revisione del piano, che sarà la città più, come si dice, cementificata, che ci sarà il maggior consumo di suolo, quindi saremo d'esempio, in questo caso saremo città europea per quanto riguarda i disastri ambientali che stiamo creando. Grazie. Anatomia di un serpeggio. Dante. Sì. Io ho voluto i cognomi e i titoli. Sono tutti consiglieri comunali, hanno tutti dei cognomi, ma sono tutti amici. Momento di convivialità, di confidenza tra chi vuole scardinare il sistema, ma sempre piacevole. Vabbè, diciamo che non dobbiamo raccontare un po' da dove veniamo, perché più o meno ci conosciamo tutti in platea. Io diciamo che ho visto come un risultato non positivo, vincente, quello che ha portato poi alla mia entrata in Consiglio Comunale, perché avevo fatto in poche settimane una campagna elettorale contro tutti, contro il sistema, contro i presunti antisistema. Insomma, quindi c'è stato un primo segnale in realtà di un'alternativa che sta nascendo in città, si sta radicando. Abbiamo toccato la doppia cifra percentuale in molte zone della città. Diciamo che c'è stato un primo segnale forte di una nuova anche forza politica che, senza schemi classici, senza partiti alle spalle, senza anche realtà che poi negli anni si sono rivelate un po' deboli nel fare opposizione. Poi abbiamo fatto un secondo step, collaborazione anche con altre opposizioni, quindi stiamo creando tante iniziative per dimostrare che poi non c'è soltanto la fase di distruzione, perché io mi sono fatto un'idea chiara: la gente non ha visto la costruzione di un'alternativa in questi anni, la gente vuole un'idea di città alternativa, i problemi li conoscono tutti, le soluzioni un po' meno, e quindi ci siamo anche rimboccati le maniche per comunicare con i cittadini, per fare iniziative concrete, tant'è che abbiamo lanciato anche un po' di format conosciuti e riconosciuti in città. Quindi noto che spesso, anzi quasi ogni giorno, ci sono persone che mi fermano, sanno le iniziative che si fanno. Abbiamo lanciato l'operazione Fiato sul Collo contro l'amministrazione delle vergogne, dove quando c'è un problema non lo denunciamo soltanto, ma interveniamo andando verso gli uffici competenti, facendo capire che abbiamo chiaro il perimetro tra i diritti della gente e i doveri di chi governa. Perché noi in questi anni abbiamo avuto anche questo problema, che spesso i doveri di chi governa sono stati fatti passare come concessioni, come elemosine. Vedi il governatore pro tempore, per fortuna ancora per poco tempo, quasi vendere come elemosine, quasi mi facesse con i soldi suoi certi interventi. Ma abbiamo messo in chiaro che quelli sono i diritti dei cittadini. Allora, quando c'è un problema, andiamo negli uffici competenti e lo risolviamo quando è possibile. Poi ovviamente andiamo sui problemi che sono per i comuni mortali, quando sono situazioni di pianificazione e di programmazione. Purtroppo lì servono numeri in consiglio comunale, serve essere forza di governo, e sono discorsi che affronteremo in futuro, perché riusciremo anche a scardinare questo sistema ribaltando, no? Le minoranze diventeranno maggioranze, non è un auspicio, ma sarà il futuro di questa città. Quindi, come dicevamo, un po' di incoraggiamento c'è, un segnale forte c'è stato anche di recente. Non dimentichiamoci che la mazzata l'hanno presa sia il referendum, dove ci siamo esposti contro, no, un sistema, l'unico nelle repubbliche moderne ad aver visto un indagato per voto di scambio ad un referendum. Solo De Luca è riuscito in questo record, nonostante questo grande impegno hanno perso in città sonoramente. Abbiamo visto che Pierino, il figlio d'arte, è stato eletto a Caserta, quindi il figlio del governatore pro tempore, sindaco per 30 anni, è stato eletto 20 anni, quando è stato eletto a Caserta, qui no, è stato bocciato. Quindi c'è una fase nuova, però adesso c'è la nuova sfida. La gente deve percepire un'idea di città, una proposta che arrivi a tutti, perché vedo una platea di persone che si informano, mi fa piacere, siete degli stacanovisti, no? Dell'informazione, però serve arrivare alla gente, serve arrivare a chi purtroppo è stato anche drogato dalla propaganda,
Io dico, siamo una città che ha vissuto per anni di speranze e di illusioni. Questi fanno le stesse promesse, tagliano gli stessi nastri da 20 anni per opere che non vedono mai la luce. E come mai vincono? L'abbiamo detto prima. Vincono perché c'è un voto clientelare, perché c'è tanta gente che purtroppo per paura e per ricatto deve votare qualcuno, però vincono anche perché non c'è la percezione di un'alternativa. Ora vedo una fase lunga, come dicevo, quindi sicuramente siamo per fare sempre di più, quindi intensiferemo le attività. Ricordo giusto qualche esempio per capire di cosa stiamo parlando. Oltre ai nostri interventi sul decoro urbano, di recente abbiamo fatto installare gli arredi urbani sulla lungomare, una cosa vergognosa, una città di mare che ha abbandonato il proprio fronte mare, ormai ce lo siamo pure dimenticato. Noi con l'operazione di Fiato sul Collo abbiamo fatto finalmente intervenire sugli arredi urbani, le panchine, cose semplici ma cose importanti, perché sono il salotto della città, dovrebbero essere attrattori di economia, invece sono diventati il simbolo della vergogna. Abbiamo voluto denunciare la mala sanità, ma non soltanto in televisione o con i comunicati stampa, creando un movimento di medici volontari. In un anno e mezzo abbiamo fatto più di 500 visite gratuite a persone in stato di bisogno, persone in stato di povertà, unendo tutte le anime belle della città, dalle parrocchie che ospitano questi ambulatori sociali, alle associazioni che non fanno soltanto conferenze ma vanno anche ad intervenire sul disagio. E anche qui non denunciamo soltanto la vergogna della sanità e dei diritti violati, ma anche interveniamo. Le idee del dibattito, delle associazioni, della presenza, del controllo. Allora il potere non è più arrogante, perché non può più essere. Il potere per natura è un leviatano, non è che ce lo vediamo noi. Credo che con Gisso ricordiamo questo tipo di discussione. E poi c'è la nostra antica questione, che è la questione meridionale. Noi non possiamo non discutere di questo, perché se no ignoriamo il nostro destino. Una questione meridionale che parte nella storia da lontano, ognuno ha la sua idea. Per quanto mi riguarda, un sistema dove si consolida il principio delle clientele e dei privilegi che uccidono il merito, uccidono la libertà, di una maledizione antica che noi subiamo innanzitutto in quel concetto tipico che diceva Banfield del familismo morale, che oggi troviamo realizzato paradossalmente ancora qui, con nomi e cognomi di padri e figli. Questo è il familismo morale, e se noi non ci liberiamo di questo, abbiamo voglia di fare Fiato sul Collo e proposte concrete, vogliamo far capire ai nostri giovani che se ottengono qualcosa con il merito e non con il piacere, con l'aiuto dell'amico dell'amico o dell'amico del figlio dell'amico, forse si crea più ricchezza, forse la ricchezza rimane in questa terra, forse questo meridione potrà finalmente riscattarsi. A me dispiace dirlo, però non ha torto chi afferma che con questa legge sul federalismo che si sta applicando, che si sta tentando ad applicare a livello nazionale, si rompe. Ne ho sentito parlare oggi di interesse nazionale. Che cos'è l'interesse nazionale? Siamo fratelli? Tu mangi o no, dividi, questo è l'interesse nazionale. E che cosa significa che le risorse del nord rimangono al nord e quelle del sud rimangono al sud? Dammi la possibilità di incidere, dammi pari punti di partenza e poi discutiamo del merito. Vado veloce perché io voglio parlare anche delle mie città. Il pensiero unico. Il pensiero unico è la negazione del pensiero. E questo si è fermato in questa città dove il potere è assaltato completamente. Anche i centri professionali. Proprio perché si è preso i vertici, anche il commercio, perché si è preso i vertici e ha ignorato le dinamiche di produzione. Abbiamo fatto cucite artiste e oggi la città ha tutte le saracinesche abbassate. Abbiamo ignorato il mare, abbiamo deciso di fare palazzi su palazzi. Noi abbiamo fatto, caro Giampaolo, conferenze stampa insieme, inimmaginabili, e anche qui dobbiamo capirci cosa può fare l'opposizione. Forse non marciare unita verso la proposta, mi rendo conto. Siamo più modi di pensare. Sicuramente però può denunciare l'arroganza, la violenza, l'illegittimità del potere. E questo se lo fa insieme, lo sottolinea con più forza. Noi ci abbiamo provato, lo abbiamo fatto due volte, Giampaolo, Dante, Roberto, lo abbiamo fatto insieme in conferenza stampa provocatoriamente sul pianerotto del terzo piano. Sto cercando di raccogliere ancora forze come presidente della commissione di trasparenza per spiegare alla città che non è pensabile
che non arrivino in commissione di trasparenza le carte di Marina D'Arecchi, le carte del viadotto Garda. Questo non esiste. Io ho allargato, cara Lella De Leo, la commissione di trasparenza rischiando in prima persona, e qua lo sappiamo, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi non politicizzate come Italia Nostra, perché la commissione di trasparenza svolga effettivamente la sua funzione, il suo modus, diremmo, di presenza. Abbiamo fatto i nostri atti sono stati sequestrati due volte dalla Procura della Repubblica, uno per il villaggio di Babbo Natale, mi pare, Roberto, l'altro per quanto riguarda proprio il viadotto Gatto, dove raccogliemmo la denuncia del dirigente che diceva che non era mai stata fatta un'ispezione. E poi c'è un'altra partita da giocare, amici miei. Io tengo un fascicolo che mi porto appresso, si chiama Istituti di Partecipazione. Siamo riusciti, non senza sforzo, potrete immaginare, di raccogliere all'interno della Commissione di Trasparenza il compito di fare il regolamento degli istituti di partecipazione, che non è solo il referendum, è la diretta televisiva, è la pubblicità degli atti delle commissioni, è la pubblicità proprio delle commissioni. Io quando ero consigliere provinciale, le commissioni facevo in diretta televisiva e li pubblicavo sul sito. Mi pare assurdo che chi abbia la delega della rappresentanza non debba dar conto al proprio delegato di quello che sta facendo. Allora, ci sono delle cose che ci possono dire. Chi parla è convinto che le riforme, la politica, si fa attraverso una gestione anche dell'economia in mano pubblica, con la partecipazione delle categorie della produzione pubblica e privata, istituzionali e di settore, per difendere la nostra economia e affermare il principio di dare lavoro ai nostri giovani. Abbiamo proposto in Consiglio Comunale la clausola sociale, abbiamo proposto le pratiche del condono edilizio volutamente bloccate perché fa più comodo tenere una pratica giacente che consente gli atti pubblici anziché far pagare sanzioni per perandine e altre cose che porterebbero soldi, non ce l'hanno fatto fare. L'importante è che se ne possa parlare, perché ce l'hanno a ragione, in questa città c'è un problema serio che si chiama quarto potere, c'è un problema serissimo. Questo è il problema democratico, perché l'informazione è la traduzione pubblica della partecipazione e della discussione dei problemi. Noi in città di Salerno abbiamo questo problema. Allora cosa va fatto? Sicuramente sugli istituti di partecipazione dovremo stare insieme, sicuramente, e dobbiamo tenerci forte perché non ci faranno passare niente, ma noi dobbiamo proporre quanto più possibile questi istituti, che sono previsti in uno statuto illuminato che ha 20 anni di vita del Comune di Salerno, mai però, guarda caso, è stato fatto il regolamento che consentisse l'attuazione. Chiudo e ringrazio dicendo che come tornando all'amico Giso Mendola, ricordo il politico come destino, mi ricordo la mia prima campagna elettorale con la frase di Jefferson, il primo presidente degli Stati Uniti d'America, che diceva che i popoli non dovrebbero avere paura dei loro governi, semmai sono i governi che dovrebbero avere paura dei loro popoli, ed è importante sempre che si discuta, anche se non si condividono le idee dell'altro, è importante che le idee si confrontino, perché nel confronto le idee crescono, maturano, si crea quella tolleranza guai se manca, ma soprattutto si crea comunicazione e finalmente la partecipazione. Diceva Pericle che chi non si interessa della politica non è innocuo ma inutile. Grazie. Ma proprio in margine, però ovviamente se c'è qualche reazione veloce, proprio così, di pancia. Sì, chi vuole intervenire, sì, però il microfono lo gestiamo questa volta, visto che l'ultima volta abbiamo avuto un po' di problemi in gestione.